Eccoci, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Diamo inizio ai lavori del convegno, che ovviamente adesso non ricordo esattamente il titolo, oltre il libro di Luzio, di audiolibri in biblioteca. Mi accolgo subito, sono Nicola Cavalli, però che non si ricorda neanche i titoli degli eventi che organizza. Vi ringrazio per la partecipazione, prendo un attimino di tempo così anche a chi è collegato online in streaming si accorge che è iniziato l'evento. Vi saluto ovviamente oltre che da parte mia, da parte di Media Library Online, LOL, che organizza questo evento. Oggi siamo qua a Firenze, è un ciclo di incontri che ci sta questo numero, sono ricordati, siamo qui a Firenze, giusto? È un ciclo di 4 incontri digitali in biblioteca. Abbiamo fatto il primo evento il 30 settembre a Milano, oggi appunto siamo qui a Firenze per parlare di audiolibri. Saremo poi a febbraio 2023 a Roma a parlare di promozione della lettura digitale, concluderemo il ciclo in maggio a Bologna parlando dell'accessibilità sia dei libri elettronici che in generale dell'accessibilità in biblioteca. Vi ringraziamo ancora per la partecipazione, ringraziamo soprattutto il sistema bibliotecario fiorentino, che adesso dirà esattamente il nome perché so che è sbagliato, e le biblioteche comunali fiorentine, la regione toscana, che ci ospitano, ci hanno aiutato ad organizzare questo evento. Una piccola nota, appunto l'evento sarà qui in presenza ovviamente, ma anche trasmesso in streaming sulla nostra pagina di YouTube e poi sarà disponibile anche per la visione successiva. Chi volesse intervenire, fare delle domande da remoto può farlo attraverso la funzione dei commenti dello streaming e noi leggeremo e riporteremo ai partecipanti. Non prendo altro tempo, invito Francesca Gaggini del sistema SDIAF per un saluto da parte di chi con tanta generosità e accoglienza ci ospita e ci ha aiutato ad organizzare questa mezza giornata. Grazie Francesca. Va bene così, mi sentite? Sì, è acceso? Beh, allora intanto buonasera a tutti, benvenuti. Il nome esatto è Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina, SDIAF, è un nome un po' lungo, l'acronimo però è, diciamo, si ricorda abbastanza bene, SDIAF, quindi vi do il benvenuto a nome di SDIAF e anche non è presente qui ma che è la padrona di casa e quindi vi saluta e vi dà il benvenuto. E il sistema documentario SDIAF è la rete toscana che da qualche anno si occupa su incarico della regione toscana di gestire la promozione e la comunicazione della piattaforma MLOL tra tutte le reti documentarie toscane, che sono in totale 12. Noi, come sistema documentario, 2 anni fa, quando ci siamo trovati come tutti in mezzo al lockdown più stretto, tutti chiusi in casa e biblioteche chiuse, abbiamo deciso di investire sui servizi della piattaforma MLOL sia in termini di risorse economiche che risorse umane, perché in quei mesi piuttosto difficili abbiamo facilitato e garantito a tutti gli utenti, tutti i cittadini e le cittadine che ne facevano richiesta di l'iscrizione anche semplicemente tramite mail, cercando di eliminare tutti i passaggi burocratici possibili
per facilitare l'iscrizione a, alla piattaforma e alla piattaforma MLOL. E questo ha dato i risultati perché in quei mesi i, i dati e gli accessi sono schizzati in alto, dei numeri poi della piattaforma ve ne parleranno le colleghe più tardi, e, diciamo, e quindi questo è stato un investimento che è stato ripagato e di cui continuiamo a vedere gli effetti, perché adesso stiamo, siamo tornati o stiamo tornando alla normalità delle biblioteche aperte, però chi ha conosciuto i servizi della piattaforma MLOL in quel periodo continua a, ad utilizzarli. Quindi diciamo, questi buoni risultati ci invitano a, ad andare avanti su, questa, su questo percorso. Per quanto riguarda la serata di oggi, si parla di audiolibri. Io, pensando a questa serata, mi è venuto in mente che da bambina avevo una collezione di dischi 45 giri con le fiabe raccontate da Febo Conti. Ieri sono andata a cercare su internet, ho trovato tutti questi, le immagini di questi dischi. E poi 25-30 anni fa sono iniziati i libri con gli allegati CD, anche quelli sono entrati in casa, si sono iniziati a usare, poi le tracce audio sugli MP3. Oggi abbiamo questa piattaforma, è una delle offerte che ci sono sul, sul mercato, e noi come sistema documentario, come rete, la Regione Toscana e tutte le reti, diciamo, cerchiamo di promuoverle e farle conoscere, perché cambia il supporto, ma diciamo il piacere di ascoltare un testo con una voce magari possibilmente attoriale, che sappia farci immergere totalmente nel, nel racconto o nella poesia o quello che è, diciamo, questo gusto rimane. E quindi ben vengano gli audiolibri. E quindi grazie della partecipazione e buona serata a tutti. Grazie mille Francesca, grazie mille. Adesso, prima di iniziare i lavori veri e propri, abbiamo pensato di introdurre questa giornata in cui si parla di audio e di audiolibri in biblioteca con una lettura ad alta voce, in cui ringraziamo l'associazione, adesso anche qua sbaglierò, LAV Lettura ad Alta Voce, e in particolare l'associazione Nausica di Livorno, che è un'associazione, adesso vi spiegheranno meglio loro, di volontari che effettua letture ad alta voce. Adesso ci allieteranno, ci spiegheranno la... Prego. Eccoci qua. Allora, grazie a tutti, io sono Barbara. Maria Carla. E siamo appunto lettrici volontarie del Circolo LAV di Livorno, associazione Nausica, che è un'associazione che è nata nel 2009 e conta più di 700 volontari in circoli sparsi per tutta Italia, più di 45 circoli, tranne che a Firenze, quindi per questo che abbiamo chiamato noi da Livorno, e anzi speriamo comunque che magari anche da questa breve introduzione magari qualcuno si incuriosisce, se si vuole formare un circolo a Firenze, noi siamo disponibilissimi ad aiutarvi nella formazione. Allora, la nostra associazione si occupa appunto di lettura ad alta voce, facciamo volontariato di lettura, non siamo esperti, non siamo attori professionisti, quindi non è la stessa cosa che ascoltare un audiolibro, ovviamente, però noi doniamo il nostro tempo e il nostro entusiasmo anche per portare la lettura come proprio strumento di promozione della lettura stessa, ma anche di solidarietà civile. Facciamo lettura in, nelle scuole, nel doposcuola, nei carceri, nell'RSA. Il nostro motto è io leggo per gli altri, quindi appunto il dono della lettura, l'importanza dell'ascolto, l'importanza della condivisione.
E brevemente alcune nostre iniziative più importanti degli ultimi tempi, una promossa proprio dalla Regione Toscana, che ringrazio insieme a SDIAF e insieme a MLOL. Per averci accolto qui in questa bellissima biblioteca. E appunto, uno dei progetti ultimi che abbiamo portato avanti, anche sulla mia maglietta, è quello di Leggere Forte, promosso dalla Regione Toscana, che appunto, visti i risultati comunque positivi e scientificamente testati appunto della lettura ad alta voce sullo sviluppo cognitivo, ma anche emotivo e relazionale sui bambini, sui ragazzi, ha deciso appunto di investire sulla lettura ad alta voce, andando appunto ad aumentare mano a mano, sin dal nido fino alle scuole secondarie, la lettura ad alta voce nelle scuole e negli asili appunto. E quindi noi abbiamo dato il nostro supporto come circolo per appunto supportare sia gli insegnanti che i genitori in questo percorso. Altra iniziativa a livello nazionale, collaboriamo con il Centro per il Libro del Ministero della Cultura con il progetto Onda Lunga, in cui quindi collaboriamo per la promozione della lettura ad alta voce con vari enti, con varie associazioni, quindi partecipando anche ad eventi di lettura ad alta voce, quindi un altro motivo per cui siamo felici di essere qui con voi. Ho parlato abbastanza, meglio leggere, quindi vi proponiamo due letture, una in cui dal punto di vista più teorico cerchiamo di trasmettervi quello che ho provato a spiegarvi in poche parole sulla nostra associazione, e poi un esempio pratico, un po' irriverente, vi annunciamo, però se chiamate livornesi questo vi dovete aspettare, insomma, quindi... anche per non far cadere tutti gli stereotipi sulla città, sennò insomma troppo seri. E quindi allora, prima lettura di Aidan Chambers da Il lettore infinito, e l'altro invece è Colui, un forestiero a Livorno. E ora leggiamo. Raccontare storie. Alcune persone dicono di non amare leggere, ma non mi sono mai imbattuto in qualcuno che non ami ascoltare storie. Barzellette, aneddoti personali, pettegolezzi, sono tutte narrazioni che raccontano ciò che le persone fanno, come lo fanno e perché lo fanno. Sono parte di una tradizione orale che risale, come ci dicono gli antropologi, agli albori dell'umanità e dalla quale si sono sviluppate tutte le diverse forme di letteratura, poesia, racconti in prosa, drammi, come pure la storia e la biografia, la religione e la filosofia, cioè tutti i modi in cui usiamo il linguaggio immaginativo per raccontarci l'un l'altro la storia della vita umana, cercando di darle un senso. Questo è vero per la storia dell'intera umanità ed è vero anche per ogni singolo essere umano. È ognuno di noi, attraverso la storia della propria vita, esprime anche la storia dell'intera umanità. Ognuno di noi arriva alla letteratura attraverso il racconto di storie ad alta voce. Quando non siamo ancora in grado di parlare, gli adulti fanno con noi giochi di parole. Sono le cosiddette filastrocche e le favole per i più piccoli. C'era una volta un grande lupo cattivo. Tanto, tanto tempo fa c'era una povera donna con il suo unico figlio, e vissero tutti felici e contenti per sempre. Il nostro approccio alla letteratura è profondamente radicato in questa esperienza di racconto orale, nel nostro bisogno di storie, nella nostra comprensione dei suoi modi e dei suoi mezzi. Filastrocche e racconti, storie della tradizione popolare e fiabe, favole, miti e leggende si trasmettono da una persona all'altra. Tutto questo ci aiuta a formarci come lettori. Come ho detto, non solo i bambini piccoli, ma anche i ragazzini più grandi e gli adulti amano ascoltare storie. Le storie sono la forma attraverso la quale usiamo la lingua per creare e ricreare noi stessi, le nostre idee su chi siamo, da dove veniamo, che cosa possiamo diventare. La lingua è il Dio che ci crea. Non sono le esperienze che viviamo a cambiarci e a formarci, come comunemente si crede, ma le storie che noi raccontiamo di quelle esperienze. Finché non abbiamo ridato forma alle nostre vite in un racconto strutturato in narrazione, non possiamo trovare e contemplare il significato delle esperienze che abbiamo vissuto. Sono le storie a cambiarci, non gli eventi che viviamo. Ed ora passiamo
a questo povero piemontese che è capitato a Livorno, l'arrivo di un piemontese a Livorno. Speriamo di, che lo troviate divertente, insomma. Domenica 30 giugno del lontano 2000. Per la prima volta nella mia vita metto piede a Livorno. Mi reco all'indirizzo dell'alloggio che mi ospiterà per i primi 2 mesi di permanenza in questa nuova città. Si tratta delle famosissime case dei ferrovieri che si affacciano sul viale del Risorgimento. Per densità di circolazione e velocità dei veicoli, una vera e propria autostrada in città. Trovo una signora ad aspettarmi fuori dal portone. Mi consegna le chiavi di un tristissimo e decisamente sudicio appartamento abbandonato sin dalla morte dei nonni. Ma niente può frenare il mio entusiasmo. Felice come un bimbo. Mi precipito a pulire tutto, passando l'intera serata a strusciare i pavimenti e disinfettare i WC sino a 1 di notte. Al mattino seguente, dopo aver trascorso le ore notturne con gli occhi sgranati ed incredulo per le innumerevoli accelerazioni di motorini, frenate di automobili e soprattutto per i primi segami di fumo che sentivo, mi accingo alle 6 del mattino a strusciare di nuovo. Non sono un maniaco dell'igiene. Il fatto è che il pavimento particolarmente poroso aveva accumulato anni ed anni di sudiciume e al contatto con il cencio, cerco di usare termini che ho imparato in Toscana, continuava a buttare fuori uno schifosissimo intruglio color nero di seppia. Ore 6:15. Mi avvicino al tavolo della cucina e sposto una sedia facendo un piccolo crrr. Passo il cencio e lo rimetto a posto. Crrr. Ore 6:18. Violentissimi colpi di porta all'ingresso, dati a pugno chiuso. Mi gelano il sangue. Terrorizzato vado alla porta per vedere cosa sta succedendo. Apro. Davanti mi ritrovo un omone gigantesco, in canottiera bianca, mutande bianche, di quelle col taglio laterale per fare la pipì, e zoccoli di legno. Mi punta l'indice della mano destra contro, porta la mano sinistra accanto alla bocca e mi dice: quello di sotto sono io. Li vuoi comprare i fertrini o no? Al che, un po' frastornato, rispondo: mi scusi, certamente provvederò a comperarli oggi stesso. Lui mi liquida con una nuova espressione che non avevo mai sentito. Beh. Si gira e se ne va. Abbiamo ancora finito. Mi piacerebbe, ma... Allora... La storia del De. Esatto. Ho impiegato anni per capire il significato di un De. Alla fine posso dire che si tratta di un'invenzione geniale. Facilita estremamente le relazioni umane e all'interno di una conversazione toglie dall'impaccio di dover trovare le parole giuste. Mi spiego meglio. Se un amico imbastisce discorsi particolarmente pallosi, in Piemonte bisogna comunque prestare attenzione, ascoltare pazientemente, rispondere con parole appropriate. A Livorno no. A Livorno si è esentati da tutto questo. È sufficiente accorgersi solamente che il discorso è finito e dire "De". Di fronte a considerazioni di segno opposto, fa caldo oggi e fa freddo oggi, la risposta sarà sempre "De". Indifferentemente. E va bene così. E d'altra parte non fai nemmeno fatica a cercare un modo per condividere le stesse sensazioni positive, perché se arriva uno che ti dice "oggi il Livorno ha vinto", tu usi anche in questa occasione "De". Con la creazione di questa modalità espressiva, uno se la cava sempre in ogni occasione. Non c'è bisogno di inventarsi delle risposte per fare bella figura. Utilizzare le complesse modalità piemontesi per parlare di cose positive o negative. Qui basta che dici e si casca sempre in piedi. Hai saputo di Gino che si è fatto male il motorino? De. Boia, oggi ho una fame e non ci vedo. De. Si va al mare oggi? De. Ma la tua moglie ti fa incazzare? De.
Dimmi, ma domani lì per COP c'è un mare di gente. E qui al mare, e chi sta meglio di noi? Va bene sempre, sempre. Conclusione. Ebbene sì, paese che vai, usanza che trovi. E le usanze a Livorno sono davvero bizzarre. Ogni tanto la mia indole di brontolone mi portò a lamentarmi della città con gli amici livornesi. Al che tutti indispettiti mi rispondevano: ma perché non te ne torni a casa tua? Sempre, lo fanno sempre. Tornare al nord? Tornare al nord significa lavorare in una grande città. Facce grigie, stress, giacca e cravatta, code in tangenziale, freddo. Tornare al nord significa niente mare, niente salmastro, niente moli e porto, niente donne in costume, niente scherzi con i colleghi e con gli amici. Insomma, la Toscana è proprio un gran bel posto e a Livorno ci si sta di molto bene. Sono passati gli anni tra un'avventura e l'altra e le avventure riportate in questo libro sono solo alcune di quelle che mi sono capitate, quelle più buffe. Altre, meglio non raccontarle. Devo dire che negli anni è stato davvero divertente incontrare altri forestieri, sentire quali erano state le loro impressioni e le loro difficoltà di ambientamento a Livorno. Era per me l'occasione di sfoggiare, da veterano ormai, un bel... ma levati di uno, vai! Pronunciato in perfetto livornese. Buoni. Grazie, grazie mille. Ci avete strappato tutti un sorriso, vi ringraziamo, è stato veramente piacevole e divertente. Adesso passiamo alle cose più serie. Ringrazio Sandra Furlan che ci farà un intervento introduttivo ai lavori e ci parlerà, a partire da alcuni dati, dell'audio nell'ecosistema della lettura. Grazie mille Sandra. Grazie a voi. Adesso arrivano le slide. Arrivano le slide. Allora intanto buongiorno a tutti. Ringrazio Nicola, ringrazio Giulio per l'invito. A me fare un po' la parte seria, in meno di mezz'ora dobbiamo fare un po' tutta una panoramica di questo mondo. Intanto mi presento, io vengo da una lunga vita nell'editoria perché ho fatto più di 20 anni in Mondadori, in cui alla fine mi sono occupata anche di audiolibri, poi ho fatto la startup di Storytel, che è una delle due piattaforme che produce e distribuisce audiolibri. Adesso lavoro con uno studio di produzione, casa editrice, che è una è che questo mondo degli audiolibri negli ultimi 10-12 anni l'ho visto un po' da tutte le parti, prendendola da tutti i punti di vista. Allora, come dicevo, sto in piedi così, posso? Vado? Sì, mi sentite bene? Posso? Sì. Ma allora, tanto, ce l'ho. Eh? Non ha bisogno di amplificazione. Ok? Per cui dicevo, io adesso mi aiuto con un po' di dati, di numeri, perché mi piaceva darvi un po' un quadro completo, fare una panoramica. Adesso vediamo un po' i tempi che ci prendiamo e se no poi comunque conto che li possiate ricevere tutti ed eventualmente così poi li vedete. L'importante è che stiamo nei tempi. Per cui... Andiamo, grazie. Allora, intanto siccome oggi è comunque diciamo un po' il giorno dell'entrata ufficiale di questo mondo della biblioteca, anche nel mondo dell'audiolibro, partiamo da quella premessa che noi un po' ci raccontiamo sempre, ci diciamo sempre, e cioè che in Italia, in realtà, a differenza di tanti altri paesi nel mondo, il mercato degli audiolibri non era mai arrivato. La cultura, l'abbiamo visto anche prima, la cultura del racconto, dell'ascolto, del racconto orale, delle fiabe, delle storie, naturalmente c'è sempre stata,
ma il mercato dell'audiolibro, finché era un oggetto fisico, ha fatto tanta fatica. C'è sempre stata una nicchia, tra l'altro qui abbiamo due persone che fanno parte, Cristiana e Sergio, delle due case editrici che storicamente hanno sempre tenuto la bandierina e un piede impiantato nel mondo degli audiolibri quando erano appunto su supporto fisico, però il vero mercato si è sviluppato a partire dal 2017-18 quando sono arrivate le grandi piattaforme digitali. Per cui il concetto è che sono arrivati Audible e Storytel, perché alla fine hanno deciso che era il momento per arrivare anche nel mercato italiano. Teniamo conto che Stati Uniti, Germania, paesi nordici appunto arrivavano invece già da decenni di grande mercato. Grazie al fatto che queste piattaforme sono partite, che hanno investito veramente molto per far partire il mercato, per creare un catalogo, per fare il marketing. Grazie al fatto che l'audiolibro digitale noi lo ascoltiamo nel cellulare, per cui nell'oggetto che abbiamo sempre in mano, e secondo me una differenza fondamentale rispetto per esempio anche all'ebook, per cui all'altro prodotto editoriale digitale, è che nel telefonino con la cuffia noi abbiamo già a disposizione la qualità migliore possibile di questo prodotto. Mentre se noi dobbiamo leggere un ebook sul telefonino, lo possiamo fare, ma non è la qualità migliore di lettura. Sicuramente invece per ascoltare, noi lì abbiamo a portata di mano già la qualità dell'ascolto, e quello ha fatto veramente la differenza. Poi, grazie anche agli smart box che abbiamo sempre di più per le case, questo mondo ha continuato, è partito nel 2017, ha continuato a crescere fino ad arrivare poi ai numeri che adesso vedremo. Io parto sempre con qualche sollecitazione, così con qualche... con qualche pensiero di partenza. Appunto, ce lo dicevano adesso le nostre amiche, un grande ritorno alla cultura orale. La cultura orale c'è sempre stata, no? Grazie al digitale siamo arrivati ad avere anche il mercato che c'è oggi. La rete punta, adesso non tutto, ma tanto, sicuramente sulla voce. Tutti i media oggi hanno un formato digitale. Oggi noi parleremo di audiolibri, ma sappiamo che c'è un fenomeno che si chiama podcast, che sta crescendo tantissimo. Anche i social, pensiamo a Clubhouse, al Tentativo, ma insomma comunque anche i social puntano tanto sul prodotto da ascoltare. Gli stessi WhatsApp, se ci pensiamo, non so se voi li odiate quanto a me, ma in tanti oggi tendono a passare anche al WhatsApp parlato e ascoltato. Per cui davvero si punta tantissimo sulla voce. C'è una ricerca dell'APA, dell'Association, dell'American Publisher Association, che dice che il 67% degli ascoltatori di prodotti audio dicono di farlo proprio perché vogliono diminuire il loro tempo di scrittura. Siamo un po' stanchi di essere sempre a computer, per cui nel nostro momento digitale volentieri passiamo ad altre forme. Entro il 2025 si dice che ci saranno 2,5 miliardi di persone ad ascoltare contenuti audio. Poi una provocazione, pare che solo in Italia abbiamo comunque parlato 5 miliardi di volte con Alexa in qualche modo, e per cui anche quello vuol dire non solo ascoltare ma anche parlare con gli strumenti. Andando invece un po' più sul lato contenuti, e qui mi riallaccio a quello che si diceva prima, è comunque evidente che la parola narrata ha una sua compiutezza, è un nostro bisogno, ha una cultura antica, è una cosa che ci piace, che fa parte comunque della nostra vita e della nostra cultura. Un altro aspetto è quello che, incontrando tantissimi autori adesso, spesso gli autori italiani vogliono leggere loro i loro audiolibri, e tanti di loro, Tiziano Scarpa non tra gli ultimi, ne parlavamo prima, proprio
mi dicono che quando hanno finito di scrivere il loro romanzo hanno assolutamente bisogno di ascoltarlo letto a voce alta per capire se è tutto fino. Per cui c'è proprio questo gusto dell'ascolto e poi c'è appunto questo rapporto che si viene a creare, quello dell'audiolibro è un rapporto triangolare, chiaramente, tra l'autore, il testo scritto, l'ascoltatore e il narratore, poi lo vedremo magari un po' più avanti, che ha un ruolo fondamentale in questa cosa, nel portarci dentro alla storia. Dunque, con gli audiolibri noi siamo veramente di fronte a un prodotto nuovo, che non è solo il libro, noi lo diciamo sempre, non è solo il libro ascoltato, ma è veramente un prodotto nuovo, che si colca proprio, ci sono tante ricerche che ci vanno a dire come si muove la fantasia, l'immaginazione nell'andare a ricostruire una storia che stiamo ascoltando letta da qualcun altro. Per cui anche un prodotto nuovo e non solo un formato diverso. Il prodotto audio oggi chiaramente è fatto da audiolibri, podcast e original. Noi oggi parleremo principalmente di audiolibri, poi speriamo che ci siano magari altri incontri in cui potremo affrontare anche l'enorme mondo dei podcast, che è chiaramente molto diverso, va molto nelle piattaforme gratuite, vuol dire tantissimo nel mondo del giornalismo, dell'approfondimento culturale, però lo lasciamo lì. E gli original, che sono tanti prodotti che stanno nascendo, sono molto vicini poi in realtà al mondo del podcast, spesso più narrativi e che... sono prodotti, anche questi spesso a puntate che vanno a formare una serie, che sono prodotti nuovi, magari adattamenti da qualcosa che nasce di carta o anche no, e che vengono creati appositamente per l'audio. Allora, dove ci muoviamo? Cominciamo a mettere dei paletti. La stima del mercato per... il 2021 è una stima che abbiamo costruito. Allora, chiaramente qui parliamo di un mercato dove i player principali sono Audible e Storytel. Come sapete bene, le piattaforme internazionali, Amazon per prima, di numeri non ne danno. Per cui in questo caso qui, per cercare di costruire un numero di mercato, l'abbiamo fatto noi, io insieme, consultando tutti gli editori, facendo un giro un po' di tutti, e siamo arrivati a questo 24 milioni di euro per il 2021, che comincia a essere un mercato molto interessante, un po' meno di un terzo del mercato degli ebook, ma è chiaro che è un mercato che a questo punto non è più un mercato piccolo come era partito nei primi anni, ma sia per valore, per questo valore che poi vedremo come è formato, sia per il numero di titoli che a questo punto sono disponibili. Perché? Proprio perché non c'era stato un mercato prima, noi non avevamo neanche i file registrati. Nei mercati dove c'era stato, dove il mercato era antico, loro hanno cambiato i contratti e tutto, però chiaramente i file registrati, quelli del CD, ce li avevano. Hanno dovuto riprendere i diritti, cioè non è facile, però le registrazioni c'erano tutte. Il mercato italiano dal 2017, a parte le poche cose che c'erano, si è dovuto da zero andare a formare un mercato, un catalogo. Sulla storia del primo anno io ho seguito la produzione di 1500 titoli. Anche perché poi lo vedremo, è un mondo che si muove su abbonamento e per cui c'è assolutamente bisogno di avere un catalogo da consultare. Audible ne dichiara 12.500, 80% del mercato comunque più o meno oggi è fatto dalle due piattaforme principali. Come volete, come vogliamo, come... magari alla fine. Magari alla fine. Questa è la tabella di AIA, comunque dice la stessa cosa, è la curva degli ultimi tre anni con i segmenti, dove vediamo la crescita dell'audiolibro, per cui 24 milioni in più 37% sull'anno precedente, c'era stato un calo negli ebook e una crescita della carta. Questo è un dato ancora un po' vecchio, speriamo che quest'anno a Francoforte ci siano stati dati nuovi, ma vi fa vedere i numeri del mondo. No, noi siamo a 24 milioni, chiaramente stiamo parlando di 3 miliardi di valore del mercato nel mondo, di cui 1,5 quasi negli Stati Uniti.
storia velocemente, per cui diciamo Audible e Storytel hanno aperto tra il 2016 e il 2018. Il primo paese nel mondo, l'Italia, dove hanno avuto lo stesso modello, per cui il famoso abbonamento a 9,99 al mese, All You Can Listen. Questo vuol dire che si paga l'abbonamento, si ascolta tutto quello che si vuole, questo vuol dire che si scardinano tutti i sistemi dei diritti, degli uffici, delle case editrici. Oggi non abbiamo tempo di approfondire questa cosa, ma sicuramente è uno anche dei vincoli nelle acquisizioni di diritti nuovi. È il formato che hanno deciso di avere le piattaforme proprio per far partire un mercato in paese, in particolare in Italia e anche in altri paesi, dove altrimenti questo mercato non sarebbe partito. Chiaramente il mercato è dato, il valore del mercato è dato dalla somma del valore degli abbonamenti. Per cui non si va più a copie, non si va a copie vendute, non si va, ma si va a valore di abbonamenti pagati. Oltre a Audible e a Storytel ci sono altri player sul mercato. Rai Play Sound è il grande portale della Rai che ha inglobato, adesso è diventato un portalone enorme dove ci sono anche le versioni audio di tante delle loro trasmissioni, che hanno inglobato anche Ad Alta Voce, che è una delle trasmissioni storiche radiofoniche per l'ascolto di audiolibri. Poi c'è Kobo, che è arrivata l'anno scorso, poi ci sono Emos Narratore, gli editori digitali che producono e anche distribuiscono i loro audiolibri, Google Play e Apple, dove sono tra le piattaforme dove è possibile anche comprare a copia, fanno una parte minuscola di mercato. C'è sempre una porzione di mercato fisico, chiaramente in libreria ancora, che diminuisce sempre di più, ma che ancora esiste. Altri in arrivo, quell'ultima riga invece è interessante, dove naturalmente abbiamo messo anche l'arrivo in biblioteca, e dove la voce importante, che stiamo tutti aspettando di capire poi a che cosa porterà, è l'arrivo di Spotify. Spotify quest'anno a Francoforte ha sbandierato da tutte le parti, c'erano manifesti ovunque dicendo che sta arrivando. Negli Stati Uniti è arrivato da settembre con 300.000 audiolibri. Il mercato è grande, lì è grande. Per cui sono arrivati con 300.000 audiolibri che però in questo momento vendono solo a copia, per cui non con l'abbonamento, non con l'abbonamento dentro Spotify, ma a parte a singola copia. Siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà. È chiaro che se arriva un altro player così, non lo so, insomma, il mercato, loro sono agguerritissimi. Nelle interviste questo vicepresidente responsabile dice: fino adesso si è scherzato, arriviamo noi, facciamo quello che abbiamo fatto nella musica e arriveremo e vedremo. Sergio dice: ad arrivare, bisogna capire con che modello potrebbe. Comunque, questo secondo me però fa parte del discorso che se questo mercato continua a crescere così, un cambio di passo, che vuol dire anche nell'atteggiamento degli editori verso la produzione, degli editori verso i rapporti e i contratti che hanno con le piattaforme, nelle modalità proprio di mercato, chiaramente se arrivano anche altri player grossi cambia le sue regole. Ecco, qui... Allora, chi ascolta gli audiolibri? Allora, chi ascolta gli audiolibri, vediamo noi insieme. Allora, qui la ricerca viene, ci basiamo molto sulle Nielsen che arrivano da Audible, per cui loro annualmente fanno una grossa ricerca e danno i risultati. Oggi ci dicono che, secondo loro, gli ascoltatori di audiolibri sono il 17% della popolazione adulta, per cui ci muoviamo intorno ai 10 milioni di persone. Lì ho corretto quel target dell'età, perché fino all'anno scorso era 25-35, quello che ci dicevano è che si era abbassata molto l'età media, quest'anno l'hanno rialzata di nuovo, dicendo che praticamente tutta la popolazione adulta è abbastanza uniforme nelle varie fasce, per cui tra i 25 e i 55 non cambia di molto. È chiaro che con un catalogo che cresce a seconda dei libri che arrivano all'età, tutti questi parametri si stanno aggiustando.
uomini e donne uguali, i più forti ascoltatori sono onnivori un po' di tutte le forme di racconto e di libro, sia cartaceo che ebook, il 20% del campione ha ascoltato, qui non si parla mai di acquisto di singolo audiolibro, almeno un audiolibro negli ultimi 12 mesi, e l'11% sono quelli che ascoltano molto. La cosa interessante è che chi ascolta, ascolta molto. La durata anche media, no? Che adesso si avvicina alla mezz'ora, è fatta regolarmente, diciamo che anche i tempi per ascoltare un libro lungo sono quando uno ci si mette più veloci rispetto alla lettura, perché uno si mette ad ascoltare, le sessioni di ascolto sono sempre sostanziose, perché uno ci entra e anche perché poi lo fa quando sta facendo altre cose, no? Questo è quello che si dice sempre degli audiolibri. Chiaramente cosa fanno? Danno la possibilità di recuperare del tempo, sono molto comodi, tu puoi ascoltare finché fai altre cose, finché guidi la macchina, finché corri, finché lavi i piatti, finché. Questo è sicuramente vero, tra l'altro veniamo da anni di lockdown in cui l'ascolto si è spostato molto anche dentro casa, ma insomma adesso si sta già rispostando in avanti. 24% del campione dice di ascoltare in auto, mezzi pubblici, quello che è, però io quello che dico sempre, sicuramente tutto questo è vero, però c'è anche un gusto dell'ascolto che cresce. Tanti sempre di più dicono anche per rilassarmi, e comunque non è necessario che facciamo sempre tre cose insieme. Lì si fa ed è una delle sicuramente delle situazioni più frequenti, però anche tanto per rilassarsi. E l'altra cosa importante che cresce di valore è per imparare qualcosa di nuovo. Si ascolta sempre di più anche con motivi educativi. Per cui qui anche insieme audiolibri, podcast, però tanta storia, però tanta education, tanti, anche i corsi di anche le lingue, anche approfondimento. Per cui cresce la percentuale di chi dice che ascolta perché vuole imparare e non solo di intrattenimento. Chiaramente è importante che cresca il catalogo. I titoli aumentano tanto, però mai abbastanza, perché ne servono sempre di più comunque. Adesso vediamo. Sì, qui quello che dicevo prima, cioè l'Italia paga appunto questo ritardo, nel senso che è partita da un anno zero in cui di titoli ce n'erano veramente pochi, continua a crescere naturalmente la quota di podcast e di origine. Si ascoltano tantissimi classici, questa è una cosa che ci fa molto piacere, prima erano un po' vicini, molto tra thriller, che sono sempre quelli che la fanno da padrona, adesso i classici sono numero uno, chiaro che anche Bartolina, l'offerta dei classici è la prima che è arrivata, anche perché erano quelli che comunque anche da anni precedenti erano già stati con quelli dove non ci si deve scontrare con tutto il mercato dei diritti, per cui è più facile, però si ascoltano tantissimo i classici, perché li ascoltano i ragazzi, e tutto il mondo della scuola è un mondo interessantissimo anche dal punto di vista dell'audio, le case editrici si stanno anche loro avvicinando a questo mondo, e poi perché comunque, e questa cosa l'abbiamo vista molto, avere qualcuno che te lo legge ti facilita l'approccio. Prima che io mi metto, vado in libreria, mi compro Guerra e Pace, mi metto a leggerlo, un po' ce ne passa. Se ho una bella lettura, questo mi rompe un po' la difficoltà e mi aiuta da tutti i punti di vista avere una voce che me lo racconta. Mi facilita molto, per cui sia classici che magari si erano letti tanti anni fa, sappiamo che comunque si riascolta cose che si erano già lette, oppure invece classici che non si erano, che non avevamo mai letto, con l'ascolto ci piace. Fantasy, science fiction a ruota.
comunque sì, nel mondo della fiction, tanto anche chiaramente arriva tutto come se fosse un mercato nuovo, per cui anche tanti bestseller. Questi sono un po' dei titoli, vanno un po' a ribadire quello che ho detto fin qua, per cui tante cose nuove, un po' di classici, questi sono alcuni fra i titoli più ascoltati, per cui ci sono i bestseller degli ultimi anni, alcuni dei bestseller invece che sono arrivati in audio adesso, ma che hanno qualche anno di più di vita. Ci sono degli adattamenti di cose, c'è questo gioco del mondo del fumetto, che è una delle nuove tendenze che si va a riadattare e riprodurre in audio. È chiaro che la sfida del riprodurre in audio tanti formati, tante cose che sono state pubblicate in carta, è molto attuale. Sandman, per esempio, è una produzione di Audible, è uscita adesso la terza stagione, è una grandissima produzione americana che poi hanno tradotto in tutte le lingue e hanno fatto, e questo è molto interessante, un colossal audio a partire da Neil Gaiman, dalla produzione che hanno fatto in America e che poi hanno localizzato in tante lingue. Prodotti per ragazzi sono quelli che aspettiamo. Sappiamo che il mercato dei ragazzi arriva sempre un pochino dopo. Audible l'anno scorso diceva che era il mercato che stava un po' crescendo, sono un po' tornati indietro. Stiamo aspettando un po' dei passi. 5 minuti, corro. Vabbè, la formula dell'abbonamento, la formula che vince, quello che vi dicevo, è quella dell'abbonamento. Rapporto con gli editori, e questa è la cosa interessante anche per questo arrivo delle biblioteche, perché fino adesso, come vi dicevo prima, sono state le piattaforme che hanno investito e che hanno realizzato praticamente quasi la totalità che hanno investito per la produzione e che hanno avuto tanta esclusiva, chiaramente. Oggi, un po' che le esclusive dei primi anni stanno finendo, che il mercato cresce e per cui sempre di più speriamo che ci sia un cambio di passo da parte degli editori che adesso pubblicano e poi danno in distribuzione alle piattaforme, ci permette di pensare che ci sarà spazio per altri canali di distribuzione, tra cui anche quello delle biblioteche. Così arrivano. Oggi c'è la possibilità di avere 1700 titoli che ci sono adesso, proprio perché è un mercato che un po' alla volta esce dall'idea solo dell'esclusiva. Basta, finito. Qui c'erano delle ultime cose, proprio mi piaceva darvi un'idea, un sapore di che cos'è la qualità nell'audiolibro, di come si fa un buon audiolibro. Certo, ci vuole un bel libro, una bella voce, però non è sufficiente perché ci sia veramente l'audiolibro top. È chiaro che da noi, essendo un mercato nuovo, ci sono sempre più le voci principali che noi andiamo a prendere, sono quelli dei professionisti, o gli attori di teatro, o i doppiatori, di cui in Italia. Ma loro crescono sempre di più, la cosa essenziale è che ci sia quell'intenzione, quella capacità di portare messaggio, che ci sia un rapporto, io dico sempre un feeling speciale tra l'attore e quel libro. Quando si trova veramente quella combinazione, si arriva al magic della qualità dell'audiolibro, quello veramente speciale, che è quello che poi che ti trascina. E l'altra cosa è un po' che bisogna sempre dare un tempo alla voce per portarti dentro. Io non credo, allora è chiaro che ci sono anche delle grandi e basta andare dentro il mercato, cose non di qualità ce ne sono, però io dico sempre che non è vero che uno dice dopo 5 minuti quella voce non mi piaceva, ho smesso. No, bisogna sempre dare tempo alla voce di portarti dentro alla sua narrazione e al suo racconto,
perché non è detto che l'audiolibro sia quello che tu ti immaginavi all'inizio. Tu ti metti ad ascoltare e ti fai un'idea. Invece ci può essere una realizzazione diversa che ha un gran senso e che ti può comunque portare dentro alla storia. Questo per dire, io dico sempre, comunque casting è la parola più importante della realizzazione dell'audiolibro. Certo, ci vuole la tecnica, ci vuole lo studio, ci vuole la post-produzione, ci vuole l'esame, ci vuole il lavoro editoriale sul libro. Però scegliere la voce giusta ti porta già a un prodotto vincente, ti porta già a un audiolibro di qualità. Ho corso, sono arrivata, direi che qui c'erano sempre degli altri spunti. Comunque, futuro, vediamo, spazio ce n'è tanto, adesso dobbiamo capire davvero quanto questo mercato crescerà. Adesso poi ci sarà anche la tavola rotonda con gli editori e ci diranno tutti loro la loro per capire le premesse perché ci sia. La domanda c'è e dobbiamo capire un po' dove andremo. Io penso che 2023-2024 ci sarà un momento in cui capiremo davvero quale sarà la crescita di questo mercato. Scusatemi, ho un po' corso, ma almeno così spero di aver dato un po' una panoramica di tutto. Grazie mille. Ah sì, c'era una domanda. 5. 5 mi preoccupo. 5. E sono di Pistoia, ma lavoro in campo del Comune di Milano alla Biblioteca Sormani, sezione ragazzi. Sì. E allora, volevo capire, nell'espansione che dicevi dei titoli, no, di questo catalogo di audiolibri, la scelta come si orienta? Cioè si guardano i prodotti cartacei come vanno, si guardano i paesi esteri, si dà non so, un'impronta sui desiderati degli utenti, vuole capire un po' no, com'è l'orientamento. Allora, un po' tutto, sono modalità naturalmente che si devono incrociare, per cui naturalmente man mano ci sono sempre più dati per capire quali sono i generi che funzionano di più e lì si procede. C'è un tema di diritti che è importantissimo perché nello streaming o you can listen non è facile avere i diritti. Se tu vedi anche nelle piattaforme, nei loro social, c'è scritto perché Stephen King non è in audiolibro? Perché non ci sono i diritti, perché soprattutto dagli Stati Uniti, dal mondo anglofono, arrivano sempre meno i diritti per lo you can listen. Loro hanno, non ve lo potevo raccontare, hanno un'altra modalità di abbonamento, a loro questo formato qui non piace, per cui ci sono dei blocchi nel tema dei diritti, per cui si incrocia naturalmente come sempre quelli che sono dal basso, i generi che si ascoltano di più, quelle che sono le possibilità della casa editrice e poi naturalmente nel mondo delle novità si cerca sempre di più di fare anche le simultanee, di avere anche l'edizione audio insieme a quella cartacea e di ebook, e per cui si cerca anche di tenere e comunque di poter lanciare parallelamente di più. Poi, se il mondo dell'associazionismo, specialmente all'origine, come dice, zero, penso alle associazioni aiuto ai ipovedenti, no? C'è sempre stato il discorso della fondamentale, sì, grazie. Ecco, se è stato guardato, se ha aiutato un po' il trampolino oppure sono due mondi paralleli? Allora, sono due mondi paralleli, è un mondo che c'è sempre stato, è un mondo che è sempre stato preziosissimo, no? E, è chiaro che adesso andare sul mercato è un po' un'altra cosa, però quello è un mondo che continua a esistere. È chiaro che poi quando tu vai a parlare di titoli di cui devi prendere i diritti, devi realizzare, entri in delle dinamiche che sono diverse. Poi sul discorso di diritti di produzione, cioè tipo un libro cartaceo, se lo vuole produrre in fotocopia, ho una certa percentuale, no? C'è anche, sì, nell'audiolibro. C'è un minimo che tu puoi comunque trasmettere per Sergio mi dice di fare così. No, molto molto meno, che si può usare a fini promozionali o di cose, ma
piccola così sono. Sì. Come si sceglie la voce maschile e femminile? Ah, dai, lì però ci facciamo un'altra sessione. Un'attenzione a se il libro... Vabbè, se il libro è prima persona, chiaramente, normalmente, maschile o femminile, no? Cioè, questo diciamo, modo tutto del maschile e femminile, come si sceglie la voce maschile? Bella, è una bellissima domanda, è un mondo che mi viene da dire a sensibilità di quelli che partecipano alla costruzione dell'audiolibro, no? È una questione, esatto, è proprio un gusto editoriale. Ci è capitato tante volte di avere magari, no, tu te lo chiedi, ribadisco, sei in prima persona, magari tendi ad andare sul sesso del protagonista. Se invece in terza è una questione totalmente editoriale, anche molto bella di sensibilità, quello che dicevo prima, no? Si lavora tra chi lo deve produrre, editor, autore, tante volte, e si cerca la soluzione migliore. E poi nel riadattamento, si parlava prima di Zero Calcare del fumetto, no? Cioè un riadattamento spesso è un'opera diversa rispetto all'originale. Certo. No? In questo caso l'autore del fumetto originale, cioè viene coinvolto. Assolutamente. Sì. A parte che c'è una questione dei diritti, però alla fine un riadattamento sempre per un'opera, assolutamente, per cui se l'autore lì dipende, ma quando se parliamo, a parte Zero Calcare l'ha letto lui nella sua parte, per cui molto e l'ha fatto, però è chiaro che nel momento in cui tu fai un riadattamento devi avere tutti i diritti per poterlo fare e devi seguire tutte le bilanze, bisogna stare molto attenti nel rimodellarlo. Come per tutte le versioni che tu fai, cinematografiche, teatrali o di altri formati. Grazie mille Sandra, grazie. Dopo questa bellissima introduzione che ci ha fatto capire molto di cosa è stato e di che cosa sarà del mondo dell'audiolibro, passiamo a Francesco Pandini, uomo ovunque di Mlol, che ci parlerà delle novità di Mlol riguardo agli audiolibri. Prego Francesco. Buongiorno a tutti, grazie Nicola per questo intervento, per questa introduzione, grazie Nicola per aver organizzato questa serie di eventi che senza quell'uomo alla mia sinistra non sarebbero stati possibili, quindi dato che continueranno anche l'anno prossimo tra Roma e Bologna, tra febbraio e maggio, insomma, questo è un secondo appuntamento di una serie, per noi era una prima volta, quindi sono contento di far parte di questo panel così prestigioso oggi. Io a Mlol mi occupo di comunicazione, formazione e di fustigare alcuni programmatori che so che sono in ascolto da casa in questo momento, quindi Flavio, Andrea, Valentina, non approfittate dell'assenza mia e di Paola Pala, responsabile di Mlol Scuola, che è qui in sala. E niente, io sono contento perché il progetto più grande a cui abbiamo lavorato quest'anno è quello degli audiolibri. E insomma, lavorarci è stato impegnativo perché ha coinvolto veramente tante realtà, dagli editori con cui abbiamo stretto gli accordi, agli sviluppatori nostri ed esterni per l'applicazione di lettura e di ascolto che andrò a farvi vedere dopo, per tutta una serie di modifiche che noi abbiamo dovuto apportare al nostro modo di vedere il servizio degli audiolibri. E sono quindi contento di raccontarvelo oggi perché è stato un anno impegnativo per un servizio in cui crediamo molto e che speriamo raccolga, cioè, il frutto del nostro sudore, insomma. E, ecco, noi perché abbiamo deciso di investire sugli audiolibri? Perché quello che dice questa slide è, e quello che dice anche la mia maglietta, che poi forse spiegherò alla fine, ma non voglio darvi troppe illusioni, perché non ho ancora capito neanch'io. Comunque... perché è una risorsa importante, fondamentale per l'inclusione e l'accessibilità, e questo è un tema su cui investiamo molto, stiamo investendo e che vi racconteremo poi in un evento dedicato l'anno prossimo a maggio a Bologna. Perché grazie a alle funzionalità che gli audiolibri mettono a disposizione si possono fare lavori importanti anche e soprattutto a scuola, ed è un tema che affronteremo proprio fra poco, ne parlavo prima con il narratore in persona, insomma. E perché
ti danno la possibilità di ampliare lo sguardo a un testo. Il testo non è più solo la versione digitale in ebook del libro cartaceo, è tutto l'indotto di quest'opera, è la sua versione audiolibro, che nel nostro caso, grazie ai servizi che offriamo, può essere l'audiolibro in lingua italiana, l'audiolibro in lingua straniera. Ne abbiamo anche un servizio che porta alle biblioteche che lo desiderano gli audiolibri in lingua originale, soprattutto inglese. E poi ci sono tante risorse open che vi racconterò fra un attimo, e tutto questo va a costituire, diciamo, va ad ampliare, va ad esplodere le potenzialità di un testo. L'audiolibro per noi è questo. E ecco, cose che facevamo su Mlol, in realtà alcune stiamo smettendo di farle, altre continueremo a farle per un po', però poi quando arriverò al servizio che sono qui per raccontarvi, ecco, vi farò capire perché noi abbiamo spostato proprio il nostro focus. Un primo servizio molto significativo che abbiamo sviluppato negli anni è proprio, di nuovo, quello col narratore. Un modello basato su un download, è un modello che sarà dismesso a fine dicembre. Le biblioteche compravano copie di questi audiolibri, spesso audio ebook, che associavano l'ascolto alla lettura con l'effetto karaoke. Il testo veniva evidenziato mentre veniva letto, ed era veramente una delle cose che mostravamo con più piacere, soprattutto quando ci occupavamo di parlare di scuola. Questo era un tema molto caro per noi. Questo servizio, che le biblioteche ancora mettono a disposizione, in realtà verrà dismesso per buone ragioni a fine anno. Poi avevamo un servizio di audiolibri in streaming con Emmons, che di fatto è stato bloccato qualche anno fa con la vendita di singole copie alle biblioteche, e gli utenti però potevano ascoltare i classici, la letteratura contemporanea, i bestseller in streaming dal proprio dispositivo. Ecco, per una serie di ragioni anche questo servizio, soprattutto di catalogo, questo servizio ha avuto un blocco 2-3 anni fa, e da allora noi non... C'è un terremoto? O sono io che ballo? Comunque questo servizio era l'altra cosa che facevamo, che per anni è stato il fiore all'occhiello del nostro servizio di audiolibri. Ecco, cose che continueremo a fare. Gli audiolibri in streaming col narratore, di cui vi dico bene fra un attimo, che è un pacchetto molto bello che noi offriamo alle scuole e alle biblioteche. Attualmente sono 850 titoli, ma torniamo a lavorarci a brevissimo per consentire alle biblioteche di offrire un pacchetto di audiolibri, soprattutto classici, in ascolto a tutti gli utenti nello stesso momento in streaming. È un servizio molto molto bello, a cui teniamo molto, e fra un attimo vi spiego anche in particolare in quali situazioni. Abbiamo quel servizio di audiolibri stranieri in streaming che vi dicevo, e un'altra cosa che Sandra ha nominato prima, ad alta voce ad esempio, noi facciamo un lavoro, i bibliotecari tra voi lo sapranno, però in generale, se anche siete lettori e avete scoperto la nostra collezione open, noi siamo molto contenti di questo. Noi abbiamo un team che si occupa di selezionare contenuti ad accesso libero per la rete. Va a cercare delle cose gratuite, di qualità, che siano biblioteconomicamente valide. Insomma, non riempiamo gli scaffali tanto per riempirli, sarebbe molto facile oggi, no? Oggi siamo pieni di tutto, insomma, selezionare è forse il punto dei nostri anni. Gli audiolibri open sono una parte di questo catalogo. Noi andiamo a pescare progetti come Ad Alta Voce, LibriVox, che magari non hanno tutti la stessa modalità distributiva. Cioè, alcune sono risorse con il copyright, altre in pubblico dominio, d'accesso libero. L'importante è che tutti ne possano fruire gratuitamente e liberamente. Questi oggetti noi li cataloghiamo nella nostra collezione open. Però questo è una fotografia di quello che sta succedendo adesso sul nostro sito. Gli audiolibri in streaming con il narratore. Abbiamo scelto alcune copertine rappresentative. Ringrazio Paola Luschi, che è la nostra grafica, che ha reso presentabile i miei sproloqui. Quindi, ecco, se vedete delle cose carine, non sono mie. E ecco, gli audiolibri in streaming con il narratore. Questo è un catalogo molto ampio, con classici della letteratura italiana, classici della letteratura internazionale, titoli per bambini e ragazzi. C'è anche una saggistica, soprattutto manualistica di salute e self-help, saggistica di storia e scienze, che ha un modello molto intelligente, che è il modello dello streaming, di cui il narratore, diciamo, rimane il nostro punto focale, che è perfetto per i lavori di gruppo a scuola, per esempio. E con l'ampliamento del catalogo che noi puntiamo a fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questo servizio, insomma, diventerà
cioè, ancora più utilizzato tra scuole e biblioteche, perché la modalità di fruizione è proprio facile per tutti e per i lavori di gruppo a scuola è molto molto significativa. Quindi questo è un altro tema su cui lavoreremo prossimamente. Quindi, insomma, qua a Firenze il servizio del narratore streaming è disponibile. Quando altri titoli saranno disponibili, arriveranno insieme. Però, oltre a questo, la cui parola chiave per collegarmi al discorso successivo è Mloli Book Reader, che sono tre parole, ma facciamo finta che è una sola, è questo. Allora, gli audiolibri in download. Il nuovo servizio che noi abbiamo lanciato il 5 settembre, me lo ricordo perché come tutte le volte che lanciamo qualcosa non ho dormito, quindi insomma è un servizio con cui abbiamo rinnovato completamente il nostro servizio il nostro parco audiolibri. È un servizio completamente nuovo, è un'offerta ampia e rappresentativa. Ho finito di vendere le pentole, adesso posso concentrarmi sui contenuti. Ecco, noi siamo partiti con questo modello del tutto nuovo, con Emons Audiolibri, che sono più di 300 titoli, che in questo momento sono pubblicati da Emons in collaborazione con altri editori, tra cui Feltrinelli, EO, Lorma, Terza, eccetera, eccetera. Giunti, che sono quasi 200 titoli, quindi per lo più letteratura per bambini e ragazzi, di Giunti, poi c'è Bonpiani, c'è Editoriale Scienza, c'è Dami, e adesso, oggi, cioè questo è l'annuncio ufficiale, da oggi le biblioteche possono acquistare questo servizio mettendo a disposizione anche i titoli di Mondadori e di GEMS. E sono 900 titoli di Mondadori, che sono pubblicati appunto da Mondadori o di nuovo in collaborazione con altri editori, come Rizzoli, Einaudi, PM, Sperling & Kupfer. E GEMS, che ha 300 audiolibri Salani in questo momento, che appunto anch'esso pubblica le versioni audiolibro di altri editori come Guanda, Longanesi, Garzanti, Bollati Boringhieri, eccetera, eccetera. Oltre al catalogo, che le biblioteche non hanno mai avuto a disposizione e di conseguenza i loro utenti non hanno mai avuto a disposizione nel digitale, nel senso che se un utente voleva ascoltarsi gli audiolibri contemporanei, tutti, doveva per forza abbonarsi a un servizio privato. Doveva per forza fare una subscription. Questo è il modo che noi abbiamo trovato per consentire alle biblioteche di offrire, le biblioteche civiche e poi anche le scolastiche, un servizio di cui gli utenti potessero fruire. Ecco, gratuitamente, da iscritti della biblioteca. Un catalogo gestibile con facilità, perché le biblioteche possono selezionare i singoli editori e renderli disponibili, senza dover fare particolari scelte di catalogo, anche se noi nel 2023 puntiamo a rendere più granulare la scelta dei titoli, in modo che i bibliotecari, insomma, abbiano ancora più valore nella loro professionalità nella scelta dei titoli. E la facilità d'uso è garantita. Paola, scusa, il giustificato è il PDF, non sono stato io, lo so che l'hai visto. Allora, gli audiolibri, importante, è la cosa tra virgolette rivoluzionaria per noi, sono protetti con Readium LCP, che è il nuovo sistema di protezione che noi l'anno scorso, 27 ottobre alle ore 20, abbiamo introdotto per gli ebook. E grazie a questo noi abbiamo sviluppato un'applicazione di lettura che si chiama Mloli Book Reader, la parola chiave di prima, che può essere utilizzata sia su computer che su smartphone e tablet. E questa applicazione di lettura può essere utilizzata anche per ascoltare gli audiolibri. E questo è il lavoro che abbiamo fatto quest'anno, insieme ad altri 25, ma questo è un altro discorso, ne parleremo a casa. Comunque, il modello si basa su... è un paper loan, quindi le biblioteche stanziano un budget, ha un credito a scalare, e a seconda dell'utilizzo da parte degli utenti, la biblioteca spende quello che ha a disposizione. La biblioteca può stabilire quanti prestiti fare in un mese, quanti prestiti fare in un anno, cioè quanti prestiti può fare l'utente in un mese e poi in un anno, e insomma il pricing degli audiolibri, del prestito, è stato stabilito con gli editori proporzionalmente o alla durata dell'audiolibro, alcuni che durano più di 40 ore, i nostri test preferiti sono stati fatti su Anna Karenina, che durava 42 ore, se funzionava con quello, funziona con tutto la nostra applicazione, diciamo, quindi direi che funziona. Esatto, dobbiamo fare i tentativi, insomma, in base a quello. O al prezzo di copertina,
perché i costi di produzione degli audiolibri sono molto elevati, quindi proporzionalmente cresce anche il costo per la biblioteca del prestito, ovviamente. Ecco, questo è quello, è come viene effettuato il prestito su MLOL. Allora, altra novità che elargiamo ai bibliotecari fiorentini in anteprima: da qualche giorno, oltre a esserci i titoli di Mondadori e di Gems, oltre a quelli di Emons, di Giunti, dentro all'applicazione MLOL ebook reader c'è il catalogo, quindi nel catalogo tu puoi cercarti direttamente in app anche gli audiolibri oltre agli ebook, scaricarli, prenderli a prestito e tenerteli per 28 giorni. 28 giorni è la durata del prestito di un audiolibro, per dare modo agli utenti di fruirne, diciamo, nel modo più comodo possibile. Una volta che ti sei scaricato l'audiolibro, dopo 28 giorni non è più accessibile, ma te lo puoi ascoltare anche offline, che è una comodità aggiuntiva che questo servizio ci garantisce. E qui un po' di catalogo, forse le copertine saranno un po' sparaflesciate in questa sala, ma ci sono classici, vecchi e nuovi per bambini e ragazzi, ci sono manifesti per la corruzione delle giovani menti come Peppa Pig, c'è Rodari letto da Alvaro Orvater, ci sono i libri di Topo Tip, che mi ricordo era un incubo quando lavoravo in biblioteca, lo chiedevano tutti, ma c'è Geronimo Stilton, ci sono le cronache di Narnia, c'è la saga di Percy Jackson, c'è quella di Hunger Games, c'è Wonder, ci sono classici vecchi e nuovi, bestseller vecchi e nuovi per bambini e ragazzi. Ci sono di nuovo bestseller italiani vecchi e nuovi, classici della letteratura, c'è Il pendolo di Foucault, c'è Ragazzi di vita di Pasolini, con grandi attori che li leggono, c'è il Gifuni in versione non Aldo Moro che legge Pasolini, appunto, c'è Il pendolo di Foucault, ci sono bestseller come L'amica geniale, Sette brevi lezioni di fisica, quelli che vedete qui, insomma, sono una piccola, piccolissima selezione dei titoli di autori italiani che sono disponibili grazie al nostro servizio. E lo stesso vale per i titoli internazionali, da Colson White, da Bernardino Evaristo, da Ray Bradbury, per tornare indietro, a David Foster Wallace, a Jonathan Franzen, da Philip Roth a Asimov, da Jonathan Coe a Zaffon. Cioè, di tutto e tutto quello che serve, o quasi quello che serve adesso a una biblioteca in formato audiolibro, è presente a catalogo. Noi contiamo di implementarlo ogni volta che sarà possibile. Questa, sto sforando tantissimo, no, non tantissimo, dai, ancora 8 minuti. Questa slide, in cui apprezzo particolarmente il rosino che abbiamo scelto, perché è proprio una scelta di modifica della nostra linea che abbiamo scelto per queste slide, questo è il sondaggio da cui siamo partiti l'anno scorso, quando abbiamo dovuto riconfigurare il prestito digitale degli ebook e poi incidentalmente fare anche quello che abbiamo fatto sugli audiolibri. Il 57% degli utenti di MLOL prediligeva l'anno scorso come strumento di lettura principale lo smartphone, il tablet o il computer. Cioè abbiamo chiesto agli utenti quale fosse il loro device preferito per leggere ebook. Il 57%, di cui il 44% smartphone e il 13 desktop, ha scelto non l'e-reader, il 42% invece sì. Quindi l'anno scorso noi abbiamo dovuto, per ragioni varie, economiche ma anche tecniche, nel senso che non so se voi avete, chi di voi abbia esperienza col prestito digitale, ma si ricorderà che c'era quell'inferno, c'è ancora quell'inferno chiamato DRM Adobe, che esiste ancora, però rende macchinose certe volte le procedure per qualche utente. Si fa, ma non è proprio semplicissimo all'inizio. Ecco, noi abbiamo scelto, e soprattutto non evolve su delle specifiche di accessibilità e non è attento ai nuovi formati, Adobe, noi ci siamo orientati su un nuovo formato di protezione, che è Readium LCP, senza eliminare quello vecchio, altrimenti ci saremmo persi gli e-reader, perché gli e-reader per la maggior parte non supportano ancora questa protezione. Ecco, perché abbiamo scelto Readium LCP? Perché è un progetto guidato da una, diciamo, facciamo che si chiama EDR Lab, il consorzio che guida questo progetto.
si concentra, è una piattaforma open source innanzitutto, che consente lo sviluppo di applicazioni sia desktop che mobile. Quindi noi abbiamo potuto svilupparle per Windows, per Mac, per Linux, per iOS e per Android. Quindi non c'è più la distinzione tra computer e dispositivo mobile. Puoi fare tutto con la stessa applicazione su tutti i dispositivi. E questo era già molto importante. Dopodiché, qual era l'altra cosa importante? A differenza di Adobe, o come lo chiamerò la volta prossima, EDR Lab continua a sviluppare e continua a fare attenzione ai nuovi formati, soprattutto l'EPUB 3 nel caso degli ebook, e a renderli accessibili. Vuol dire che questa protezione non invalida le specifiche di accessibilità che sono, diciamo, pensate per utenti ipovedenti o non vedenti, a differenza di Adobe, che bloccava alcune specifiche. Su questo torneremo alla fine di questo intervento, fra pochi minuti. Facilita l'uso, nel senso che non è più obbligatorio crearsi un account su un altro sito, come si faceva con Adobe, e di fatto si semplifica la UX, la user experience, veramente in maniera radicale. Ecco, cosa abbiamo fatto nell'estate del 2022 invece di andare al mare? È stato questo. Abbiamo, grazie al dialogo con gli editori, che abbiamo raccolto in questa sala oggi, ecco, siamo riusciti a ottenere la possibilità di rendere disponibili questi prestiti alle biblioteche, questi titoli alle biblioteche con questa protezione. Abbiamo aggiornato la nostra applicazione Mloli Book Reader, che è un'app che abbiamo sviluppato con una grande società che insomma, si chiama Alten, l'abbiamo aggiornata con le ultime librerie che è il codice che EDR Lab mette a disposizione per sviluppare applicazioni. In questo momento, se vi scaricate la nostra app dagli store, supporta già anche gli audiolibri, anche se magari non ce li avete a disposizione, ma lo fa. Abbiamo sviluppato tutto un sistema di navigazione e aggiornato l'applicazione negli store. Quello che succede è questo: un utente logga nella nostra applicazione, cerca nel catalogo l'audiolibro che vuole, e l'audiolibro che voglio io è sempre Gianni Rodari. Se lo scarica, se lo ritrova nel cloud, per un mese può ascoltarsi Alvaro Horvacher che legge Gianni Rodari. Cioè, sì, adesso sembra una cosa ossessiva così, però molto bello, l'abbiamo testato molte volte in ufficio, quindi il nome di Gianni Rodari è echeggiato nelle nostre stanze a lungo. E questa è la semplicissima procedura che si utilizza per scaricare un audiolibro e ascoltarlo su un device. Ecco perché EDR Lab, e vado a chiudere, è così importante per noi, perché questo tipo di servizio è così importante. Perché primo, vabbè, l'abbiamo già detto, il catalogo. Il catalogo riporta dentro a Media Library, di conseguenza di fatto riporta nelle biblioteche digitali gli audiolibri contemporanei, bestseller, che è una cosa che in digitale semplicemente le biblioteche non potevano offrire ai propri utenti negli ultimi anni. L'abbiamo fatto con tanti editori, l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. Però un'altra cosa importante è l'accessibilità, che è un tema che noi stiamo affrontando in questo momento con Fondazione LIA, Libri Italiani Accessibili. Ecco, questi sono gli obiettivi di EDR Lab: promuovere la diffusione dell'EPUB 3, perché moltissimi editori pubblicano in questo formato, che è il formato su cui Adobe non sta più investendo. Sviluppano due progetti, uno per il desktop e uno per il mobile, che ci consentono di sviluppare applicazioni di lettura e ascolto, in questo caso avanzate e accessibili. E poi portano avanti questo progetto di Iridium LCP, che è l'unico DRM, Digital Rights Management, software che serve per gestire i diritti digitali, che è l'unico accessibile e disponibile sul mercato. Ecco, cosa stiamo facendo noi? Noi abbiamo sviluppato la nostra app con questa azienda Alten. Bene, noi abbiamo sottoposto la nostra applicazione al vaglio di Fondazione LIA, Libri Italiani Accessibili, che proprio in questi giorni andrà a valutare le correzioni che abbiamo portato in termini di accessibilità, in modo che la certifichi come accessibile. Cosa significa? Noi su Mlola abbiamo sempre avuto gli ebook accessibili. D'altro canto, il DRM Adobe ne bloccava alcune specifiche. Vuol dire che in realtà non erano completamente accessibili. Quello che noi possiamo fare grazie a questa protezione, Iridium LCP, e grazie alla nostra applicazione, è rendere limpido, è rendere accessibile completamente il passaggio da ricerca del titolo nel catalogo, scelta del titolo, download dal cloud, apertura dell'ebook o dell'audiolibro. Possiamo renderlo tutto accessibile.
Questo significa che un utente ipovedente o non vedente non avrà più nessun blocco in questi passaggi, che è una cosa che fino ad ora era semplicemente impossibile. Ecco, la cosa su cui mi piaceva concludere era proprio questa, perché in realtà cioè è la funzione è la chiave. Quindi il tema delle biblioteche è cosa facciamo per dare la possibilità di leggere e ascoltare a tutte le biblioteche. Abbattono i muri, le biblioteche aprono i porti, le biblioteche costruiscono ponti, che poi sarà il titolo del nostro evento dedicato all'accessibilità, così te lo ricordi per maggio. E concludere con questa, diciamo, con questo appello al ruolo delle biblioteche nella società, grazie anche a una risorsa come gli audiolibri nativamente accessibile, era il modo con cui io volevo salutarvi, quindi grazie. Grazie, grazie mille Francesco, anche se diciamo le frecciatine vabbè, esatto. Passiamo, prego. Lui non ha bisogno di domande, parla già abbastanza. Siamo un po' lunghi, una domanda proprio a cui vediamo se viene regalato. È proprio il mio, tra l'altro. Ah, ok, è una finta domanda. Il dramma delle biblioteche è profilare l'utenza, no? E inseguire gli adolescenti che non vengono più in biblioteca. Quindi mi chiedevo, l'avete mai pensato di mettere alla produzione di audiolibri un ritorno, o il caso di caso, non mi piace, o mi piace perché questo è un servizio appropriatissimo da vendere alla biblioteca come formazione. E l'altra cosa è il mondo delle biblioteche è completamente cioè poco uniforme, no? Cioè la presenza di biblioteche pubbliche esistenti, cioè centro nord, poi sicuramente qualcosa sul sud. Quindi mi chiedevo se LOL come piattaforma si è mai proposta o pensa di proporsi, diciamo che in sostituzione laddove la biblioteca pubblica non arriva, cioè come servizio non tanto alle scuole ma proprio ai comuni, cioè esistere una biblioteca digitale in luoghi dove le biblioteche non esistono. Allora, sul tema, spero di non dimenticarmi. Sul è una domanda che si riesce a rispondere con il telegrafo. Esatto. No, sul tema, diciamo, tra virgolette, social, il primo, quello della valutazione dei, insomma, del ritorno, è un tema che noi non abbiamo mai veramente approfondito, cioè che abbiamo in programma di approfondire, non so dire quando, però è un tema molto significativo che noi sentiamo ed è un tema che abbiamo portato avanti, cioè pensavamo di portare avanti in realtà anche con un servizio di book subscription che avevamo lanciato qualche anno fa, che si chiama LOL Plus, che poi non ha implementato questa parte, ma insomma il tema social per noi è molto significativo anche per le funzionalità che noi offriamo sulla piattaforma, cioè banalmente questi sono i contenuti, però ci sono le funzioni come le liste. Adesso avremo una nuova, vabbè, forse per i ragazzini le storie sono un po' complesse, però anche per me, quindi le liste però sono un altro tema su cui noi vogliamo investire, quindi sì, tutta questa parte di, tra virgolette, comunicazione, diciamo interazione con l'utente può essere significativa, soprattutto anche per la fascia di età che tu suggerivi. Riguardo alla seconda richiesta, che è un po' più complicata di quello che io so... di come io posso risponderti, però noi siamo, lavoriamo sia con reti bibliotecarie che con singoli comuni, dopodiché è vero che esiste una questione meridionale anche per le biblioteche, è vero che dove i sistemi bibliotecari sono meno organizzati anche quello diventa più complesso, anche il ruolo del digitale, su questo dobbiamo lavorare, diciamo. Dopodiché c'è un'altra domanda, scusa. Una domanda semplicissima e solamente tecnica. Io ho l'applicazione LOL sul mio telefono. Quando sarà disponibile, cioè essendo già disponibile la lettura degli ebook, c'è la possibilità dell'upgrade automatico oppure cosa devo fare per aggiornare per poter l'help desk in diretta, la cosa mia preferita, no, scherzo, è importante. No, in realtà ti basta aggiornare l'applicazione dallo store. Dopodiché c'è un avviso che mi dice questa applicazione
No, in realtà lo dobbiamo, ecco, adesso questo mi costerà alcune scudisciate, però in realtà lo metteremo, nel senso che dobbiamo avvisare gli utenti tramite la web view dell'app, ovvero il nostro catalogo, quello che tu vedi come catalogo, di aggiornare l'applicazione. Volevamo tenerci l'annuncio per oggi, quindi aggiungeremo insomma questo messaggio nei prossimi giorni. Quindi ci hai beccati, però giuro che lo facciamo. Okay. Perfetto, dopo ci scambiamo i contatti. Va bene. Grazie mille Francesco. Passiamo adesso alla parola finalmente alle biblioteche, alle bibliotecarie, con una sessione con più partecipanti. Inizio a chiamare le prime due bibliotecarie del sistema SDIAF, Claudia Arnetoli e Adriana Campeano, che ci parleranno di che cosa fanno le biblioteche, il sistema bibliotecario documentale, insomma, del capitolo SDIAF fiorentino, sull'audio e sulla promozione del digitale in biblioteca. Credo che si sente, perché prima abbiamo avuto delle richieste di avvicinarsi al microfono. Io sono Adriana Campeano. Claudia Arnetoli. E lavoriamo per lo SDIAF, ma anche ci occupiamo del sistema regionale di coordinamento di Media Library per tutte le 12 reti bibliotecarie della Toscana. E oggi presenteremo l'andamento dal punto di vista dei bibliotecari degli audiolibri, ma anche di che uso fanno gli utenti di questi audiolibri. E poi della comunicazione vi parlerà la collega Claudia. Inizio con un po' di storia. La regione Toscana, sin dai primi anni 2000, non siamo sulle slide. Ecco. Quindi parliamo dei 10 anni di audiolibri con la biblioteca digitale MLOL in Toscana. La regione Toscana, sin dai primi anni 2000, si è posta l'obiettivo di garantire agli utenti delle biblioteche toscane una piattaforma che facilitasse l'accesso a delle risorse digitali. Nel 2010 parte la convenzione con Media Library, e in cui l'accesso alla piattaforma è soltanto in modalità demo. La gestione viene affidata in modo condiviso a tutte le 12 reti bibliotecarie del territorio della Toscana, con il coordinamento alla rete SDIAF di Firenze e PONET di Prato. Nel 2012 iniziano gli acquisti effettivi delle risorse digitali, e viene dato l'accesso agli utenti tramite l'iscrizione nella biblioteca di prossimità territoriali. Nel 2017 ormai l'uso è un periodo comunque di assestamento della biblioteca digitale da parte degli utenti, che devono ancora conoscere questa realtà digitale e fidelizzarsi. Nel 2017 l'uso della biblioteca digitale è ormai consolidato e viene personalizzata sia la versione del portale MLOL, sia come grafica che anche come contenuti, e a livello regionale prende il nome di Digitoscana Media Library Online. Allora, vediamo l'andamento degli audiolibri nell'arco dei ultimi 10 anni. Si inizia nel 2012 con una fase sperimentale in cui abbiamo a disposizione solo due piccole collezioni. Si tratta del Narratore in Download e di Emons, che comprendono soltanto 100 o 200 titoli ciascuna, e sono risorse acquistabili individualmente dalle reti.
Nel 2018 l'offerta si amplia con oltre 700 titoli della collezione Il narratore in streaming, e le reti della Toscana in questo momento iniziano a fare un accordo di collaborazione sia per condividere i costi, ma sia per dare l'accesso a tutti gli utenti della Toscana. E per la curva delle statistiche possiamo considerare questo momento di crescita come il punto di partenza. Vedete che è una curva quasi lineare fino al 2018, quando abbiamo i primi dati considerevoli. Allora, analizziamo questi ultimi 4 anni e partiamo dal 2018, quando entra in scena Il narratore in streaming con circa 750 titoli in licenza d'uso in streaming. E lo streaming, a differenza del download, fa che si elimina le tradizionali code di attesa del normale prestito degli ebook, ma anche nel caso degli audiolibri, si allarga anche la platea, quindi più utenti contemporaneamente possano ascoltare lo stesso titolo. Emons invece offre meno titoli, circa, a questo nel 2018, circa 200, e le reti lo acquistano individualmente, quindi solo alcune reti si permettono, sono interessate ad acquistare gli audiolibri, quella di Prato, di Siena, di Massa e di Firenze, quindi di 12 solo in 4 lo acquistano. Nonostante contiamo anche meno titoli, ma anche meno utenti che consultano questa collezione, suscita un grande interesse. Dalle statistiche vediamo che le consultazioni sono oltre 20.000 per gli Emons, invece solo 11.000 per il narratore, che offre sia più titoli sia una platea più larga di utenti. Abbiamo calcolato anche un indice di circolazione, che è il rapporto tra i titoli consultati e il complessivo dei titoli comprendente della collezione, per vedere la differenza. Invece Emons ha lo chiamiamo indice di accesso, perché in realtà non conta titoli ma conta capitoli, e Emons ha nel 2018 un indice di accesso di 112 contro 15. Vediamo anche quali sono gli audiolibri più richiesti nel 2018. Sono tutti titoli di bestseller del momento, come Elena Ferrante, Caro Figlio, Niccolò Ammaniti, Isabella Allende e così via. Invece nel 2019, che già è un anno prepandemico, il narratore ha sempre 750 titoli in offerta, ma le consultazioni si triplicano, da 11.000 diventano 37.000. Invece per Lemons si quadruplicano, dal 20.000, quanto erano nel 2018, diventano 76.000. Quindi vediamo già che nel 2019 gli utenti iniziano, ma anche perché funziona anche la comunicazione, gli utenti diventano molto interessati agli audiolibri. Anche quest'anno i titoli più richiesti sono sempre Elena Ferrante, Lev Tolstoi, Simonetta Agnello Horby, Caro Figlio, Isabella Allende, anche un Victor Hugo e un Muriel Barberi. Allora, arriviamo nel 2020, che è l'anno del lockdown, abbiamo raggiunto un apice delle consultazioni. Il narratore rispetto al 2018 moltiplica 11 volte tanto, da 11.000 a 127.000 le consultazioni. Aumentano anche i titoli, di 100 titoli in quest'anno di pandemia. Invece Emons rimane sui sempre i suoi 200 titoli, ma le consultazioni saltano da 20.000 a 219.000, quindi 10 volte più. L'indice di accesso, anche questo, cresce esponenzialmente, da 1.185 per Emons a 158 per il narratore, e gli audiolibri più richiesti sono Alessandre Dumas,
Elena Ferrante, Caro Figlio, Muriel Barberi, Lev Tolstoi, Isabella Allende, Victor Hugo e Alessandro Manzoni. In quest'anno notiamo che tra i titoli best seller si inseriscono anche quelli della, i classici della letteratura. Nel 2021 l'uso degli audiolibri varia leggermente, il narratore aumenta, sale a 131.000 consultazioni, invece Emons scende a 154.000 consultazioni. Però gli audiolibri più richiesti questa volta sono Alexandre Dumas, Victor Hugo, Lev Tolstoi, Fyodor Dostoevsky, Milan Kundera e Caro Figlio. E per la prima volta vediamo che i bestseller vengano declassati dai classici della letteratura internazionale. Questo ci fa pensare, non sappiamo con precisione, ma ci fa pensare che una nuova fascia di età si rivolge alla biblioteca digitale e quella dei ragazzi delle scuole medie e superiori. E siamo arrivate a quest'anno. Quest'anno gli audiolibri scendono, ma i numeri sono ancora molto più alti rispetto ai dati prepandemici. Sia il narratore che Emons dimezzano le consultazioni, però abbiamo anche un cambio, come diceva anche Pandini, di licenza per Emons. A settembre, quindi era 5 settembre, inizia il periodo di revisione della licenza Emons. I 200 titoli che sono stati offerti negli ultimi 10 anni rimangono comunque attivi nella collezione per chi li aveva acquistato e viene lanciata la nuova collezione che comprende molti altri editori come Giunti, La Terza, Feltrinelli, Bompiani e così come abbiamo già visto prima, con un'offerta di titoli molto più ampia. La licenza d'uso passa dallo streaming al prestito in download per 28 giorni e le reti possono acquistare le collezioni individualmente scegliendo editori a loro preferenza. Vediamo che comunque per la prima volta il prestito dal tradizionale, il prestito digitale dal tradizionale 14 giorni passa ai 28 giorni e questo in accordo con gli editori. Lo staff di Media Library sviluppa anche la app di lettura Mlol ebook reader, dando accesso ai nuovi titoli di audiolibri in download direttamente per essere ascoltati nella app. Questi titoli nel catalogo sono contrassegnati con il bolino compatibile con Mlol ebook reader e tra i titoli più letti questa volta sono Alexandre Dumas, Victor Hugo, Elena Ferrante, Lev Tolstoi, Kundera, Caro Figlio, Paolo Sorrentino e Hornby. E quindi possiamo concludere che la ripartizione tra bestseller e i classici si compensa quest'anno. Utenti giovani e adulti ascoltano audiolibri di pari passo e comunque la collezione preferita per gli utenti rimane Emons. Allora, facciamo un passo indietro per raccontare anche di un formato speciale che si trova nella collezione Il narratore in download che abbiamo avuto a disposizione dal 2012 al 2021 in licenza One Copy One User con una offerta di titoli tra 100 e 200 titoli. Molti di questi erano in formato audiobook, come diceva anche Pandini, un formato EPUB 3, cioè la combinazione di un EPUB in formato PDF e un file audio, un formato che permette di sincronizzare la lettura con l'ascolto del testo sottolineando via via le parole scritte in colore gialle. Questo formato innovativo di ascolto sincronizzato con la lettura del testo favorisce la comprensione dei la velocità di ascolto dell'audio senza modificare il timbro vocale, come se il lettore leggesse più lentamente, e aumentare anche la dimensione del carattere. In termini di accessibilità, il formato EPUB 3 è un formato
molto utile per persone con dislessia, discalculia o problemi di comprensione. Tuttavia è un prodotto di nicchia, ma sicuramente più inclusivo. Dalle statistiche vediamo che questo formato IPUB 3 non ha una ha più consultazioni. Prima nel 2012 fino al 2018 era molto più consultato delle altre due collezioni. Ora do la parola alla Claudia che presenterà i vantaggi e gli svantaggi. Non so se c'è tempo per presentare i vantaggi e gli svantaggi, ma ne ha ampiamente parlato prima la collega. Quindi passerei direttamente, credo, a una carrellata su quelli che sono i canali di comunicazione che abbiamo utilizzato e che continuiamo a utilizzare per promuovere la biblioteca digitale. Diceva giustamente Francesca Gaggini che il boom come servizio, come biblioteca digitale come servizio, l'abbiamo avuto con il primo lockdown, quindi siamo marzo-maggio 2020, quando le nostre biblioteche si sono trovate a chiudere e quindi l'unico servizio che eravamo in grado di offrire era proprio la biblioteca digitale. E infatti c'è stata una richiesta altissima, sono state tantissime richieste di iscrizioni alla biblioteca digitale e come coordinamento regionale e come singole biblioteche abbiamo risposto immediatamente, innanzitutto incrementando il numero dei download, acquistando molti più titoli rispetto a quello che facevamo in precedenza, attivando un help desk da remoto ovviamente per la comunicazione con gli utenti e per le numerosissime richieste di iscrizione e attivando tutti i canali di comunicazione che potevamo avere. In particolare come SDIAF, come sistema SDIAF, noi utilizziamo in modo combinato una comunicazione di tipo digitale con una comunicazione cartacea. Per quanto riguarda la promozione web, ci affidiamo alle pagine web dello SDIAF che sono ospitate all'interno del portale Cultura del Comune di Firenze. Sul portale Cultura periodicamente vengono pubblicate notizie relative al servizio, ma anche alle nuove risorse e anche ai piccoli nuovi servizi che anche a livello locale attiviamo, come per esempio è da un anno sono attivi gli appuntamenti che teniamo proprio qui di fronte all'archivio storico, che consentono agli utenti di fissare un appuntamento individuale o in presenza o da remoto per avere approfondimenti o approfondire appunto le conoscenze o particolari questioni relative a MLOL. Poi ovviamente non possiamo trascurare i canali social e per questo ci appoggiamo per Facebook attraverso la pagina che Regione Toscana mette a disposizione per le biblioteche toscane e per tutto ciò che riguarda il mondo della lettura, quindi Toscana Biblioteche, e poi attraverso le pagine delle biblioteche del sistema, in particolar modo mi riferisco alla pagina Facebook delle biblioteche comunali fiorentine, alla pagina Facebook della biblioteca di Sesto Fiorentino, di Calenzano, La Strassigna, sono, lo sapete meglio di me, tantissime ormai le biblioteche che utilizzano questi canali. Abbiamo anche un profilo Instagram con cui comunichiamo molto bene tutte quelle che sono le risorse digitali di MLOL, è la pagina Instagram della Biblioteca delle Oblate, attraverso anche storie che sono messe in evidenza ed viene una proprio dedicata agli audiolibri. Anche questo profilo ha funzionato molto bene, come potete immaginarvi, durante il periodo del lockdown. Altri canali social che utilizziamo sono YouTube, che viene utilizzato soprattutto per i video tutorial che aiutano l'utente nella consultazione delle varie tipologie di risorse presenti all'interno della piattaforma. E poi qualche anno fa abbiamo creato anche uno spot per promuovere proprio la biblioteca digitale.
E poi ottima vetrina è proprio il portale Digitoscana MLOL, che nella sua home page presenta nella parte centrale quella che noi chiamiamo il carosello, dove scorrono tutte le ultime novità, le notizie a cui vogliamo dare più risalto. È importante dire che si può accedere tranquillamente senza un login, quindi anche gli utenti non iscritti possono tranquillamente leggere tutte le novità che riguardano il mondo della biblioteca digitale MLOL. E poi sempre una parte dell'home page è destinata alla promozione invece di quei gruppi di risorse digitali che fanno parte della collezione Open, di cui vi parlava prima Francesco, e tra virgolette copiando dal portale MLOL nazionale dedichiamo dei contributi proprio alla valorizzazione di queste risorse. Poi, mentre nella pagina Esplora il catalogo, mi dispiace che adesso non si possano vedere queste cose che vi sto raccontando, però potete poi verificare in un secondo momento, la pagina Esplora il catalogo per noi è molto importante per la promozione delle cosiddette proposte di lettura o liste tematiche che possono essere fatte sia dai bibliotecari ma anche dagli utenti che vogliono condividere le proprie scelte di lettura. E qui promuoviamo chiaramente non solo audiolibri, ma anche liste di ebook, l'edicola, tutto ciò che riguarda anche il video e film. Di seguito vediamo alcune delle liste di audiolibri che sono state create da noi nel corso di questi anni, proprio dedicate agli audiolibri. Per esempio una lista per l'insegnamento della lingua inglese, audiolibri per i più piccoli, una lista degli audiolibri di Babalibri, storie raccontate al ritmo di musica, ce ne sono diverse. Quanto tempo mi rimane? Aiuto. Dura, eh? Allora, poi abbiamo una newsletter che esce delle biblioteche comunali fiorentine con una rubrica dedicata a Digitoscana Media Library Online, anche questa era una rubrica fissa durante il periodo del lockdown, e un'altra rubrica dedicata alle proposte di lettura di Media Library. Abbiamo ovviamente le liste di discussione, una messa a disposizione dalla Regione Toscana per i referenti bibliotecari MLOL di tutto il territorio, e più una lista di discussione del sistema SDIAF. E poi in alcune biblioteche e in altri edifici pubblici, non so se qui alle Oblate avete avuto modo di vedere, ci sono degli schermi e dei monitor dove possono proiettare singole immagini o brevi video, e quindi anche qui puntiamo molto sul concetto dell'immagine, poche parole chiare per attirare l'attenzione del passante. Poi SDIAF realizza poi tutta una serie di prodotti attraverso cartacei come locandine, segnalibri e Deplian, in modo che la biblioteca digitale sia comunicata e promossa a tutti gli utenti utilizzando un'immagine coordinata e contenuti chiari e uguali per tutti. A questo ci teniamo moltissimo, che appunto MLOL sia comunicato in tutte le biblioteche del sistema nello stesso modo. I materiali più utilizzati sono quelli che promuovono la biblioteca digitale nella sua totalità, quindi le risorse che sono contenute all'interno della piattaforma, le modalità di iscrizione, le biblioteche dove è possibile iscriversi, però esistono anche, creiamo anche dei materiali più specifici che vogliono promuovere singole risorse, come il caso del nuovo catalogo degli audiolibri con un segnalibro che grazie all'aiuto di MLOL e di Paola abbiamo realizzato in questi giorni e che potete prendere in fondo alla sala, ne abbiamo messi in distribuzione. In questo caso abbiamo utilizzato come un'immagine fresca con colori molto vivaci e una giovane che ascolta attraverso le sue cuffie sul suo cellulare un audiolibro, proprio per catturare l'attenzione su quella parte di pubblico, quello dei giovani, che sta scoprendo la possibilità di
l'immagine che la ragazza sia in movimento sta a indicare che appunto gli audiolibri, come si diceva prima, non necessariamente devono essere ascoltati seduti ad una scrivania o su una sedia, ma si possono ascoltare ovunque, in qualsiasi momento della giornata e sul nostro dispositivo preferito, che in questo momento è il cellulare, e con una qualità ottima, come si diceva prima. E poi continuiamo a dire che la promozione più importante è quella che facciamo incontrando proprio le persone, quindi è fondamentale l'incontro con l'utente ai front office delle nostre biblioteche. Quando l'utente si iscrive in biblioteca, proponiamo anche l'iscrizione alla biblioteca digitale. Proponiamo gli appuntamenti di cui vi parlavo poco fa, del giovedì pomeriggio, e poi gli incontri anche con gruppi di utenti specifici. Mi viene da pensare ai ragazzi del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, oppure ai giovani del servizio civile, ma anche a categorie di lavoratori che incontriamo e con i quali appunto ai quali promuoviamo la biblioteca digitale. Per fare questo è necessario che il personale delle biblioteche sia preparato ed aggiornato sempre, ed è per questo che insieme alla Regione organizziamo periodicamente degli incontri di formazione, sia di livello base per avere una conoscenza generale della biblioteca digitale, che invece livello più avanzato, e questi sono dedicati ai referenti MLOL di tutte le reti della Regione Toscana. Grazie, scusate. Non ci abbiamo tempo per i vantaggi e gli svantaggi. Grazie mille. No. Scusate, questo mio ruolo da cane da guardia sui tempi, mi scuso facendo vedere bene il segnalibro. Vi ringrazio, è stato veramente molto interessante, molto utile capire che cosa fa il sistema SDIA della Regione Toscana per la promozione di blog e degli audiolibri. Continuiamo il viaggio nell'esperienza, nei progetti delle biblioteche, con Barbara Salotti, che ci parlerà del progetto Biblioteche per tutti i sensi, e farà anche un accenno al progetto invece in MOOC. Grazie mille Barbara, prego. Grazie a voi. Ringrazio per questa presenza qui, per questo spazio. Si sente? Scusate. Sì. Ringrazio per aver lasciato questo spazio al progetto Biblioteca per tutti i sensi. Parlo a nome, io sono Barbara Salotti, lavoro alla Biblioteca di Scandicci, parlo a nome anche delle colleghe Fabiola Dini della Biblioteca di La Strassigna, Francesca Meoli della Biblioteca di Calenzano, e Paola Biondi della Biblioteca di Sesto Fiorentino. Il progetto Biblioteche per tutti i sensi è stato presentato da queste quattro biblioteche nel 2020 e ha risposto appunto a un bando del CEPEL, si è classificato come primo nella graduatoria nazionale. E noi abbiamo progettato il contenuto appunto di questo progetto a distanza e in periodo di smart working, e per noi è stata veramente una grande soddisfazione avere raggiunto questo primo risultato, diciamo. Abbiamo messo insieme le nostre competenze e soprattutto abbiamo cercato di condividere gli obiettivi, che erano quelli di includere forse per la prima volta nelle nostre biblioteche, non per quanto riguarda Sesto Fiorentino, che era più avanti rispetto a noi, includere dei soggetti svantaggiati con degli obiettivi da realizzare, che stiamo realizzando ancora, il progetto non è ancora terminato. La finalità è quella di renderle ancora più accessibili. Abbiamo acquistato strumentazioni tecniche, di materiali librari,
e abbiamo anche realizzato dei percorsi di formazione ed eventi specifici per favorire l'integrazione fra utenti diverse e la formazione è stata dedicata anche ai bibliotecari ovviamente. I destinatari principali del progetto sono ciechi, ipovedenti, sordi e per capire quale potessero essere i loro bisogni abbiamo coinvolto le associazioni sul territorio, quindi ogni biblioteca ha portato i suoi contatti e quindi abbiamo incontrato loro e cercato di realizzare quello di cui avevano bisogno. Utenti con disturbi specifici dell'apprendimento e utenti con spettro autistico o altre disabilità cognitive. Come veniamo incontro a queste persone? Mediante l'acquisto di libri e audiolibri, organizzazione di corsi e formazione per bibliotecari, perché noi dobbiamo essere i primi a essere in grado di accogliere queste persone, laboratori specifici, eventi, segnaletica accessibile e diffusione sulla biblioteca digitale di alcuni dei nostri progetti. Ovviamente il tema dell'accessibilità per tutti è connesso alle strategie di sviluppo sostenibile, è anche però da sempre uno dei temi fondanti della missione della biblioteca pubblica. Ovviamente qui io vado un po' velocemente perché i tempi sono molto stretti, l'IFLA riconosce alle biblioteche un ruolo strategico, il CEPEL che ci finanzia questo progetto ovviamente ne finanzia da anni di questo tipo e il PNRR sappiamo tutti che cosa è e sappiamo che interviene in questo senso. Il progetto dura 18 mesi, iniziato a gennaio di quest'anno e terminerà a giugno del prossimo anno. Fino ad oggi noi abbiamo realizzato alcuni degli interventi che lo costituiscono. Abbiamo realizzato un percorso per la creazione di un ebook, corso per i bibliotecari su come accogliere appunto le persone cieche e ipovedenti, corso per i bibliotecari per come accogliere le persone sorde con prove teoriche ma anche pratiche, iniziative inclusive per ogni singola biblioteca e aggiornamento della segnaletica. Qui ho messo delle immagini per fare capire appunto come si sono svolti anche questi interventi. Questa è relativa al corso curato dall'Associazione Comunico per offrire degli strumenti di lavoro ai bibliotecari, infatti abbiamo imparato alcune come si accoglie alcuni gesti della lingua LIS. E in alcune biblioteche, Sesto e Calenzano, sono già stati fatti interventi sulla segnaletica. Sono stati creati anche 6 ebook che sono il risultato di questo percorso. Ovviamente è stato parlato di biblioteca digitale, sappiamo tutto, a questo punto vado oltre. Alcune biblioteche toscane hanno aderito al progetto Libri in per l'inclusione e stanno lavorando su una tipologia particolare di libri inclusivi che potrebbero essere anche presi in considerazione per implementare la piattaforma MLOL. Questa la lancio qui, visto che si sta parlando di questo. Ovviamente si spera che siano di qualità. I libri in simboli che utilizzano il sistema codificato della CAA ovviamente potrebbero essere ospitati in MLOL. Bisogna trovare una formula adatta. Si tratta di libri che devono essere letti, quindi hanno necessità di un supporto per la loro fruizione e la traduzione multimediale di audio e libri potrebbe presentarsi sotto forma di video, anche per essere più accattivante ovviamente. Ci sono delle esperienze in questo senso che non posso farvi vedere, ma potete, non so se riuscite a leggere le slide, potete segnarvi l'indirizzo. Uno è la videolettura di La mucca e la vita di Arianna Papini, nella traduzione in simboli, realizzata grazie al progetto Libri in per l'inclusione,
e l'altra è una piattaforma radiomagica nata da un progetto di ricerca presso l'Università Ca' Foscari di Venezia che pubblica audio storie. E allora questo ve lo leggo o riuscite a vederlo? L'indirizzo? Sì, va bene, perfetto. Allora vado oltre. Che cosa abbiamo in programma da ora a giugno del prossimo anno? Un percorso per la creazione di libri tattili. È partito da questa settimana, ieri, il corso di formazione per la realizzazione di un audiolibro. Questa volta non è rivolto a bibliotecari, ma noi bibliotecari ci siamo avvalsi della collaborazione che abbiamo con le scuole, quindi abbiamo coinvolto alcune classi della scuola secondaria di primo grado nel comune di Lastrassigna e nel comune di Scandicci. Percorsi appunto con le scuole, dicevo. Il percorso formativo per la realizzazione di un audiolibro si intitola Te lo leggo io, si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado per sensibilizzarli per arrivare alla produzione di un audiolibro in cui loro diventino lettori e si rivolgano ai loro coetanei, ma non solo. Abbiamo creato un percorso di 3 incontri, 2 ore ciascuno. Nel primo incontro sono state distribuite nozioni teoriche utili per la lettura ad alta voce, su come utilizzare e modulare la voce, su come utilizzare il diaframma, su come utilizzare la gestualità del corpo. Nella seconda lezione vengono già fatte delle sperimentazioni pratiche e nella terza lezione vengono fatte già delle vengono realizzate di già delle tracce audio. Dopodiché, grazie alla sala di registrazione presente in una di queste scuole che è nel comune di Scandicci, i ragazzi proprio registreranno un audiolibro e saranno portatori sani di storie per i coetanei, dicevo, ma non solo. Più che altro quello che interessa a noi era farli diventare protagonisti e sviluppare, farli essere attenti in un discorso che includa anche persone che hanno più difficoltà. Ho terminato. Non facendo vedere né il video della mucca, né, ho fatto prestissimo, però sono stata di parola. Grazie, grazie mille Barbara, purtroppo siamo un po' in ritardo, abbiamo ancora tanti ospiti e grazie a voi. Tanti interventi da seguire. Grazie mille, grazie, veramente interessante. Biblioteche per tutti i sensi, veramente un progetto interessante, personalmente non conoscevo, ma è interessante capire come anche il digitale poi trovi, come dire, un terreno anche fisicamente all'interno delle biblioteche attraverso anche progetti come quello che ci è stato raccontato. Non vi parlerò troppo perché appunto già ho fatto stare stretti gli altri relatori, siamo in ritardo ma non di tanto, c'è una piccola pausa ora, un coffee break ancora su alla caffetteria al secondo piano dove già ci siamo visti prima di iniziare, per poi ritrovarci qua entro tassativamente le 5:10 per iniziare poi la tavola rotonda con gli editori e poi con il gran finale con Antonio Franchini e Beppe Portafavi. Grazie.
Eccoci, ricominciamo con la nostra ultima parte del nostro evento di oggi, oltre al libro di book, gli audiolibri in biblioteca. Siamo qua dalla biblioteca delle Oblate a Firenze e adesso cambiamo un po' schema degli interventi e partiamo con una molto popolata e molto prestigiosa tavola rotonda in cui proviamo a capire il rapporto degli audiolibri con il mercato, quindi partecipano editori e persone, diciamo, intorno al mondo dell'editoria. Ringrazio per la partecipazione e vi chiamo a prendere posto. Sono con noi Alessandro Campi, responsabile delle produzioni digitali del gruppo Giunti, Cristiana Giacometti, co-founder del Narratore, Valentina Lingria della Scuola di Editoria, Cristiano Pellegrini di Toscana Libri, Sergio Polimene, direttore generale di Emos Edizioni e last but not least Miriam Spinnato, responsabile di Scienze per Mondadori. Il coraggioso che prende la sedia proprio un po' laterale, un po' più bassa, è Sergio, lo ringrazio, ma tutti non ci stavamo. Non è che vogliamo Sergio buttarlo di sotto, dai. È a rischio caduta, non si potrà muovere. No, al limite sai che gli eventi, quando c'è un evento tragico, poi si può scherzare, potrebbe farmi un gioco. Non te lo auguro. Vi ringrazio appunto, Audiolibri e Mercato. Abbiamo un'oretta per stare insieme, quindi come vi ho già annunciato, chiedo a tutti di essere abbastanza concisi. Facciamo diciamo due domande principali su cui argomentare, su cui fare anche eventualmente un minimo di dibattito. Partirei, decidete voi se da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, adesso accapigliatevi in silenzio per decidere l'ordine di partenza, chiedendovi ciascuno per la realtà, il gruppo, l'editore che rappresentate, di raccontarci in 5 minuti che cosa fate attualmente, cosa avete fatto e cosa fate attualmente riguardo al mondo dell'audio e degli audiolibri. Ci sarà chi avrà molto da raccontare perché è da molto che fa audiolibri, chi si sta magari affacciando, si è affacciato più recentemente a questo mondo, ma ci piaceva, come dire, anche rappresentare la differenza degli approcci e delle esperienze. Alessandro, ho deciso, visto che era difficile che decidiate voi da soli. Inizia l'editore fiorentino. Inizia l'editore fiorentino in qualche modo di casa. Giochiamo in casa. Allora, grazie a Giulio e a Nicola del graditissimo invito. Si sente anche senza microfono? Meglio con vai, microfono. Vai Alessandro, vai. Allora, grazie a Giulio e a Nicola del graditissimo invito. Facciamo qualche considerazione su come Giunti Editore ha approcciato il mondo degli audiolibri. È iniziato tutto, cioè l'audiolibro, come sappiamo bene, è un prodotto di antica tradizione, però dal punto di vista dell'audiolibro digitale si parla di pochi anni di vita, no? Come già testimoniato dagli interventi precedenti. Noi abbiamo iniziato a lavorare sul tema in modo strutturale, sistematico, dai primi mesi del 2018. E abbiamo iniziato con una politica molto precisa, che è quella di bilanciare le produzioni che abbiamo gestito direttamente noi come editore dagli accordi di licenza che invece abbiamo fatto con alcune piattaforme. Questo bilanciamento che cerchiamo continuamente di mantenere corretto ed equilibrato è il focus della nostra strategia editoriale. Per due o tre considerazioni semplici. La prima
che non abbiamo potuto prescindere dal contributo, no, degli accordi con alcune piattaforme, perché l'audiolibro è un prodotto che chiude il cerchio dei formati di rappresentazione di un'opera editoriale, quindi libro di carta, libro digitale e audiolibro. Ma è un prodotto che in un certo senso scardina un po' le logiche del mondo digitale. Cioè è un prodotto molto differente rispetto all'ebook. Questo è bene avere chiara, no? Una differenza di fondo. È un prodotto che ha costi di produzione medio-alti, quando gli ebook hanno costi di produzione medio-bassi. L'ebook è un mondo con ricavi medio-alti, l'audiolibro è un prodotto ancora, malgrado i dati che ha presentato Sandra, di una crescita molto significativa, ma è ancora un prodotto che, se lo guardiamo dal lato degli editori, è ancora con ricavi, diciamo, medio-bassi. No? Allora, gli accordi con le piattaforme sono serviti nella fase iniziale per iniziare a sviluppare contenuti, ma il bilanciamento a cui facevo riferimento prima è perché gli editori, a nostro avviso, devono fare la loro parte. Cioè non possiamo restare prigionieri, in un certo senso, degli accordi di esclusiva con le piattaforme, perché riteniamo che nella filiera editoriale ognuno debba fare il proprio mestiere. Cioè gli editori fanno gli editori, e così come lo fanno per i libri di carta e lo fanno per i libri digitali, lo faranno progressivamente, probabilmente sempre di più anche dal lato degli audiolibri. Le piattaforme devono fare le piattaforme, devono promuovere, commercializzare i prodotti che gli editori pubblicano. Mischiare i piani può essere un utile meccanismo di una fase iniziale, di una fase non matura, ma nel momento in cui il mercato presenta dei dati di crescita significativi e raggiungerà delle dimensioni significative, è chiaro che, a nostro avviso, ognuno si deve riappropriare del proprio ruolo, e quindi, nella logica che ognuno faccia il proprio mestiere, cerchiamo costantemente di bilanciare quello che fa parte degli accordi di licenza con le piattaforme e quello che fa parte invece di produzioni che gestiamo direttamente e che fanno un nucleo identitario dell'editore anche sui formati audio. Grazie, grazie Alessandro. Cristiano, prego. Sì, allora, il narratore, tutti penso ci conosciate, anche perché abbiamo sviluppato e abbiamo creduto fin dal 2012 in Media Library, e ho sempre spinto moltissimo questo aspetto, che ritengo fondamentale per la diffusione e la fruizione degli audiolibri in tutte le forme. Siamo editori piccoli, indipendenti, ma continuiamo a produrre, oltre a una collezione di audiolibri e quindi a un catalogo che generalmente è tra i 20 e i 30 titoli l'anno, di vario genere, produciamo e abbiamo prodotto e sviluppato fin dal 2012-13 anche gli audio ebook EPUB 3, quindi testo e audio sincronizzato, come è stato spiegato prima. Abbiamo circa 200 titoli, soprattutto per ragazzi. Da un anno a questa parte stiamo sperimentando una nuova collana che si intitola Tre formati, proprio per avallare il fatto che un contenuto, un testo scritto, dovrebbe, secondo noi, essere disponibile in audiolibro, che è la nostra specializzazione iniziale, ebook e print on demand. Da quest'anno facciamo quindi libro cartaceo, che è disponibile in tutte le librerie. 6 titoli l'anno ci siamo dati come obiettivo, 3 saranno classici tradotti integralmente da noi. Quest'anno appunto abbiamo pubblicato Il piccolo principe dalla parte di Swam, che è il primo volume della research di Proust, e Emma di Jane Austen, e 3 inediti o
pubblicazioni ripubblicando titoli di testi che non ci sono più. E tra gli inediti abbiamo pubblicato per i 700 anni di Dante Altro viaggio, Divina Commedia come romanzo, di una dantista insegnante che fa un grande lavoro anche con le scuole, Verso un vicolo cieco evolutivo, che riguarda la tematica dell'emergenza climatica e della crisi della civiltà, e abbiamo ripubblicato in audiolibro, ebook e libro Che il velo sia da sposa, di un'autrice egiziana, proprio perché era stato pubblicato da una casa editrice che poi ha chiuso e dal 2013 non c'era più. Con questa nuova collana vogliamo appunto incrementare un po' l'obiettivo, che è sempre stato il nostro obiettivo, che riguarda la didattica prima di tutto, la promozione della lettura, che secondo noi attraverso l'ascolto ha un'efficacia, e ascolteremo anche altri esperti. Noi già nel 2014 abbiamo pubblicato un libro che si intitola Lettura più ascolto, come migliorare l'apprendimento linguistico, emotivo ed empatico con gli audiolibri, proprio perché sembrava che gli audiolibri fossero solo intrattenimento, in realtà succedono delle cose molto particolari nel cervello con ascolto e lettura. E su questo abbiamo prodotto anche un libro progetto in collaborazione con Loredana Perego, che fa parte del Forum del Libro, che riguarda proprio un progetto scolastico da ottobre a maggio, che coinvolge una selezione di ragazzi che hanno problemi di lettura, e attraverso l'ascolto e la lettura in sincronia o con il libro o con l'ebook attraverso i tablet viene promossa la lettura, ma si insegna anche a leggere, perché come dicono le ricerche pare proprio che il fenomeno, l'abilità del leggere non sia insita, ma sia un'attività molto difficile da imparare, mentre attraverso l'ascolto, già da quando siamo nel grembo materno, apprendiamo. Quindi ci siamo sempre detti l'ascolto è veramente molto efficace in molte situazioni, in molti campi, e non ultimo l'apprendimento continuo. L'apprendimento continuo, mi ha fatto molto piacere sentire anche proprio i dati di Sandra riguardo al fatto che finalmente le persone vogliono apprendere sempre qualcosa di nuovo. Infatti nelle nostre collezioni ci sono molti titoli di storia, dalla storia antica fino alla storia dell'Italia repubblicana del professor Silvio Lanaro, che sono molto apprezzati, ma anche saggistica, oltre che romanzi e di intrattenimento su generi letterari che a noi piacciono. Diciamo che non inseguiamo il bestseller, anche perché non abbiamo la potenza economica per i diritti, ma dopo 20 anni, perché ci occupiamo da 23 anni, siamo nati in digitale, nel senso che già dal 2000 il narratore.com propone il download in MP3, quando ancora non c'era la fibra, non c'erano gli strumenti, diciamo, digitali, quindi abbiamo dovuto produrre prima in audiocassetta, poi in CD, poi in CD MP3, e poi via il formato fisico, ma abbiamo implementato e sviluppato sempre il digitale. Quindi lo scopo è quello proprio di continuare a fare un gran lavoro nelle scuole, perché pensiamo che appunto in Italia spesso quello che sentiamo con molto piacere è che chi ascolta l'audiolibro, anche di un libro già letto, ricompra il libro, oppure compra proprio il libro, la novità che ha ascoltato e che è piaciuto. Quindi c'è una stretta relazione anche di supporto, sia promozionale, anche per la vendita dei libri, cosa che abbiamo sempre sostenuto con tutti gli editori, che fino al 2018, perché l'Italia deve essere invasa dallo straniero, e allora quando è invasa dallo straniero, apre gli occhi e dici, oibò, gli audiolibri. Quando io ancora 10 anni fa, 15 anni fa,
vent'anni fa parlavo di audiolibri, erano solo uno strumento per i non vedenti. Invece il piacere della lettura e di farsi raccontare una storia e di ritornare un po' tutti i bambini penso che sia assolutamente fondamentale. Quindi un grande ruolo hanno le biblioteche alle quali abbiamo sempre dato sostegno e tutto il catalogo in tutti i modelli e in tutte le forme possibili grazie allo sviluppo e al grande lavoro che sta facendo Media Library. Grazie. Grazie, grazie mille Cristiana. Abbiamo avuto un grande gruppo editoriale, un piccolo editore indipendente specializzato sugli audiolibri. Parola adesso a Valentina della Scuola di Editoria, una realtà che magari ci spieghi anche rapidamente che cosa fate. Sì. Allora, buonasera a tutti, prima di tutto grazie di questo pomeriggio interessantissimo. Fare libri per fare cultura è il motto della nostra scuola, che fa sostanzialmente ha tre obiettivi e tante attività con le quali facciamo questi obiettivi: sensibilizzare, formare e aggiornare. Sensibilizzare ai temi dell'editoria, della lettura, della cultura. E questo lo facciamo con seminari gratuiti, con incontri letterari, con concorsi molto partecipati, tra le altre cose. Formare significa costruire professionalità nel mondo editoriale. Abbiamo formato ormai dal 2003, anno in cui siamo nati, decine e decine di editor, grafici, editoriali che sono dentro decine e decine di case editrici, oltre a far nascere una mappa, abbiamo di 16 case editrici da nostri allievi e 7 librerie. Aggiornare significa ritornare nelle case editrici aggiornando le professionalità di chi già lavora. E questo lo facciamo sulle tre aree che sono d'accordissimo anch'io, che sia il testo scritto, il testo digitale e l'audiolibro. Da sempre ci abbiamo creduto. Ieri è iniziato il nostro corso di un anno per editor fondamentale. All'inizio della lezione, inizio sempre io, abbiamo presentato i dati dell'AIE, tra cui proprio la scheda della crescita degli audiolibri, e inserito negli ultimi anni competenze tecniche, perché sono d'accordissimo anch'io con Giunti che devono un po' riprepararci gli editori quello che vedo in 20 anni di formazione e aggiornamento. Io vengo dal mondo editoriale, tra l'altro vengo dal mondo editoriale musicale perché sono diplomata al conservatorio, quindi mi sono occupata di libri musicali e quindi addirittura un'antesignana, perché facevamo prodotti con libro e CD, quando libro e musicassetta, quindi capisco bene, sto parlando di un milione di anni fa, forse due, sono negli anni 90, quindi quello che vedo è che il lettore o l'ascoltatore in questo caso inizia ad essere pronto. Quello che non è pronto è il mondo, il mercato degli editori, perché fare un audiolibro è molto costoso, molto più costoso di un ebook. Noi per esempio oggi insegniamo a fare un ebook in pochissimo tempo ai redattori che entrano nelle case editrici o agli stessi redattori che sono già dentro le case editrici. Fare un audiolibro comporta apparecchiature, sistemi e multidisciplinarità anche da parte di editor, che non è così facile avere la progettazione editoriale di un testo che arriva all'ebook. Oggi devo dire che è abbastanza una competenza trasversale di quasi tutte le case editrici. Quella della creazione di un prodotto che sembra similare ma è tutta un'altra cosa, non lo è, e questo è importantissimo, perché il rischio è che ci sia poi un livello di corsa del lettore che non è proporzionato all'operatore professionale. E in questo, anzi, io lancio, perché dicevo proprio prima a lei appena mi sono seduta, volentieri mi farebbe piacere, poi magari ne parliamo anche separatamente, lanciare anche attività e stimoli sia ai lettori che agli operatori, come facciamo già, perché è un mio compito specifico. Io faccio molto aggiornamento professionale all'interno degli editori, e
quello di stimolare, almeno a provare, a tentare, a fare delle, diciamo, degli esperimenti per, o ad avvicinarsi comunque a un mercato che, al quale io credo moltissimo, poi magari nel prossimo giro dirò anche perché, credo moltissimo per, come compimento, come diceva giustamente, del, diciamo, del testo complessivo, ma anche come spinta per far conoscere il testo, perché i dati diciamo, che abbiamo visto, per cui i ragazzi ascoltano più di quanto leggono, a differenza del fatto che io 30 anni ormai mi occupo e ho iniziato con i libri fisici, mi fa piacere, perché se per arrivare al testo scritto bisogna passare da una strada che è, diciamo, svoltare a destra verso l'audiolibro, ben venga. E questo è sicuramente l'importante, che si ascolti qualcosa che abbia valore per la propria vita, e su questo penso che siamo tutti convinti che la cultura, e la cultura che diventa testo, libro, libro digitale, audiolibro, abbia valore esattamente per questo, perché dice qualcosa alla vita. Grazie, grazie mille Valentina. Un'altra realtà ancora diversa, Cristiano, Toscana Libri. E cosa fate e cosa farete per l'audio? Cosa fate? Bene, grazie. Allora, per chi non ci conosce, Toscana Libri è una piattaforma, diciamo, online, una piattaforma culturale, ma anche una piattaforma editoriale, che dal 2008 ha lanciato un progetto ambizioso, ovvero quello di mettere in rete, nel vero senso della parola, la piccola, piccolissima media editoria toscana. Oggi, a distanza di 15-16 anni, siamo 80 editori toscani, abbiamo 5.000 titoli in catalogo, quindi, diciamo, posso parlare a nome di un bel gruppo di persone e di imprenditori che continuano a fare editoria anche con i numeri ristretti e difficoltà ristrette che la piccola e media editoria purtroppo rappresenta. Io stesso sono un piccolo editore, quindi proviamo a raccontare la Toscana attraverso i racconti delle storie e quello che autori toscani, editori toscani portano avanti quotidianamente. E sulle audiolibri noi abbiamo fatto una piccola indagine rispetto a questi 80 piccoli e medi editori, come fosse un campione, che la voglio riportare oggi perché dal mio punto di vista è significativo. E ne parlavo prima con Simone Mercati durante della Regione Toscana, durante la pausa caffè, pur avendo compreso l'importanza e la grandezza di quello che ho ascoltato oggi, io ho trovato una grossa distanza tra questi due mondi, una distanza molto, molto forte, perché rispetto agli 80 editori che abbiamo interpellato, solo il 12% si è, diciamo, detto potenzialmente interessato a conoscere lo strumento dell'audiolibro. E di questo 12%, il 4% è spaventato, in qualche modo frenato dal costo della realizzazione, e l'8%, diciamo, dalla la formazione, la tecnologia e soprattutto anche la distribuzione, no? Quindi poi, una volta che ho il libro, come l'audiolibro, come lo promuovo e lo distribuisco. Quindi questo era un po' lo spaccato che vi volevo riportare. È chiaro che il tema della formazione, il tema anche della conoscenza, perché poi spesso i piccoli e medi editori hanno anche più difficoltà magari a potersi interfacciare con determinati mondi, con determinate innovazioni. Forse questo, diciamo, che ho ascoltato oggi potrebbe essere un buon punto di partenza per poter provare a coinvolgere, non so come, e magari lo vediamo poi, possiamo vedere insieme, anche questo piccolo mondo, ma che poi così piccolo non è, con la Regione Toscana ormai da diversi anni siamo presenti al Salone degli Editori, al Salone del Libro di Torino, quindi è un mondo che ha voglia di parlare, ha voglia di andare avanti, e anche nelle difficoltà e anche nella piccole potenzialità che ha dal punto di vista anche di fatturate economiche, anche di innovare. Però forse bisogna trovare una via di mezzo che non so se oggi già esiste oppure bisogna aspettare qualche tempo in più. Grazie, grazie mille Cristiano, vi ho messo vicini apposta così passiamo da una realtà che appunto rappresenta così tanti piccoli e micro editori a Miriam Spinato, gruppo Mondadori, il più grosso gruppo editoriale italiano, che infatti è arrivato su un LOL con ben 900 titoli. Cosa fate, Miriam? Cosa fa Mondadori? Arrivati da oggi. Questo. Tutto oggi. Esatto. Sì.
vedo un'aula in fondo. Allora, Nicola, cercherò di stare nei tempi, perché io da brava sicula potrei andare qui a parlare tutta la serata. Quando Francesca Gaggini ha aperto la presentazione, ha citato l'audiolibro che ha ascoltato, e mi è venuto in mente quello che ho, il primo audiolibro che ho ascoltato io. In realtà era un libro raccontato, in fiabe sonore, di mille ce n'è, pubblicato da Fabri Editori, che è uno degli editori del gruppo Mondadori. Quello però era un altro tipo di produzione. Invece, pensando alla produzione degli audiolibri in digitale, Mondadori arriva nel 2017 e da quel momento in poi comincia a produrre gli audiolibri, arrivando a un catalogo che adesso ne conta circa 1500. La produzione degli audiolibri va in due direzioni: da una parte la ricerca di recuperare il catalogo dei titoli già presenti in formato carta e ebook, dall'altra parte anche la ricerca di pubblicare le novità in contemporanea con, appunto, con la carta, con gli altri formati, con la carta e con il digitale. Oggi, appunto, con LOL entriamo in un nuovo canale, che è quello delle biblioteche, e questa è una grande opportunità, perché ci permette di arrivare a un lettore, grazie a voi bibliotecari, un lettore diverso dal solito, dal lettore dell'ebook o del digitale, il lettore che ascolta e che non cerca questo formato perché si sostituisce, lo dicevano anche gli altri interlocutori qui al tavolo, non si sostituisce alla carta o ebook, ma è un'alternativa e va proprio a prendere quei lettori che preferiscono fruire del contenuto libro, del libro, in altri momenti della giornata facendo altre cose. Io, pensando al catalogo dei titoli, e io da ascoltatrice, penso sempre al momento del viaggio fisico, che è quello il momento in cui ascolti, quando sono sui mezzi, quando viaggio. E nel frattempo, ascoltando un audiolibro, c'è anche la parte di viaggio con l'immaginazione. Quindi è proprio un'esperienza diversa della fruizione del contenuto. E quindi in Mondadori, con tutti gli editori che fanno parte del gruppo, il nostro obiettivo, appunto, è quello di accrescere sempre più la produzione, massimizzando in questo modo la copertura dei fruitori, dei lettori, degli ascoltatori, dando valore a quello che è il nostro, ai nostri autori, e questo è il nostro impegno. Quindi cercare di preservare da una parte il lettore e dall'altra parte l'autore. Grazie mille Miriam. Ultimo del primo giro di risposte, Sergio Polimene, Emons, invece editore di audiolibri da... Sì, allora, dato buonasera a tutti. Emons è un editore indipendente che nasce esattamente 15 anni fa. Abbiamo appena fatto un festone a Roma per, come dire, festeggiarci in qualche modo. E la missione che Emons ha avuto dal primo giorno è stata quella di diffondere l'audiolibro in Italia, con un'idea che secondo me era molto molto forte, quella di chiedere agli autori italiani di leggere se stessi, con la loro voce, i loro bestseller, e poi chiedere invece a grandi attori del cinema e del teatro di leggere i classici o i bestseller stranieri. Questo ci ha dato subito una grandissima visibilità nelle librerie, all'epoca si pubblicavano i CD, diciamo che gli attori o gli autori ci mettevano la faccia, le copertine all'inizio nostre erano il faccione, c'era il caro figlio, il veronese, no? O il Gifuni, no? E quindi questo, naturalmente, le persone vedevano queste faccione, dicevano che cos'è l'audiolibro, e poi con Cristiana alle fiere noi
cercavamo di spiegare cosa fosse un audiolibro, e allora le persone dicevano: ma un audiolibro, ma io ci vedo, perché devo ascoltare l'audiolibro? Questo è stato un po' i primi anni di veramente una cosa abbastanza umiliante, no? Uno cercava di spiegare il senso dell'audiolibro, il lavoro anche artistico che c'è dietro, un lavoro abnorme. Insomma, piano piano questa cosa, come dire, è entrata un po' nella conoscenza delle persone. Devo dire che, per quanto ci riguarda, la nostra strategia è stata anche quella di aprirci immediatamente alle collaborazioni con gli altri editori. La prima grande collaborazione è stata con Feltrinelli, di cui abbiamo pubblicato 40 titoli, i più prestigiosi del loro catalogo, insieme a loro. Poi è continuata con altre collaborazioni con editori indipendenti, anche un paio di cosette con Mondadori, e poi sì, con La Terza, con NL, adesso con Sellerio, insomma, con altri editori, insomma. E questo in qualche modo, e poi tra l'altro costruendo un rapporto con gli altri editori anche nell'acquisizione delle traduzioni dei grandi classici o anche talvolta dei grandi stranieri. E questo in qualche modo ha contribuito probabilmente anche a cominciare a far riflettere gli altri editori sull'opportunità di fare gli audiolibri, che poi è sfociata nei momenti in cui sono arrivate, come ci ricordava Sandra prima, le grandi piattaforme. Per quanto riguarda, ecco, un'altra cosa che noi facciamo in realtà sono anche i libri cartacei. Abbiamo tre collane, ma una di queste collane, che è l'ultima, che è la collana rivolta ai ragazzi, per noi è molto importante, perché con questa abbiamo inaugurato un po' quello che si cercava di fare, cioè tutta la filiera insieme, di cui parlava Cristiana e anche Miriam, cioè di pubblicare un libro che avesse anche insieme, nello stesso giorno di uscita, la versione ebook e la versione audio. Questo lo stiamo facendo con la nostra collana ragazzi. Devo dire che siamo abbastanza contenti dei risultati. Questi libri hanno un QR code all'interno che dà gratuitamente l'accesso all'audiolibro per chi acquista il libro in libreria, e devo dire che dai numeri delle noi naturalmente abbiamo un'app per cui possiamo tracciare la quantità di persone che acquistano il libro sulla base delle vendite, la percentuale di persone che poi scaricano anche l'audiolibro, di ragazzi in questo caso, ed è altissima. Alcuni di questi libri hanno cominciato ovviamente anche per questo motivo a circolare nelle scuole, e siamo molto contenti perché abbiamo dei feedback degli insegnanti che ci spiegano quanto la versione audio e anche la versione ebook insieme a quella cartacea nel loro insieme diano la possibilità di inclusività a quei ragazzi che hanno delle disabilità o semplicemente che sono pigri nella lettura. Non è soltanto un problema di disabilità, è anche un po' di quello che si è abituati a fare in casa, se non si ha una famiglia di riferimento in cui si legge, per esempio. E questa è una cosa importante, che secondo me è importante anche rispetto al lavoro che si può fare nelle biblioteche. Voglio subito passare a un accenno che voglio fare a questa nuova piattaforma che fa Blog. Secondo me è innovativa, rivoluzionaria e fondamentale. Addirittura arrivo a pensare che potrebbe essere una giusta possibilità di alternativa rispetto agli abbonamenti sulle piattaforme, perché essendo un accesso gratuito al pubblico che si iscrive alle biblioteche, ragazzi, è una piattaforma a tutti gli effetti. C'era prima Francesco che ha lo slogan sulla maglietta: function is the key. Ecco, esattamente, la funzione è la chiave, cioè la possibilità di avere uno strumento tecnologico facilmente utilizzabile, a portata di tutti e ad uso pubblico, a mio parere è una enorme spinta per poter diffondere l'audiolibro. L'audiolibro che assolutamente non è e non deve essere un'alternativa alla lettura, ma serve per leggere di più in altri momenti, e può essere anche complementare alla lettura. A me personalmente, sarà perché faccio questo mestiere,
capita di leggere in parte cartaceo lo stesso libro, in parte me lo ascolto, perché magari voglio vedere come va a finire, non ho il tempo di farlo. E questo è, secondo me, un qualcosa a cui noi ci dobbiamo abituare sempre di più per il futuro. Grazie, grazie mille Sergio. Ultimo giro di considerazioni e di risposte, un pochettino più piccolo sul futuro. Mi pare in estrema sintesi di poter riassumere, diciamo, i temi sul futuro del mercato. Qua stiamo parlando più di appunto audiolibri e mercato. Quindi uno dei problemi che mi pare sia stato evidenziato a tutti è i costi di produzione degli audiolibri. Per i piccoli sono proibitivi, per i grandi non sono proibitivi, ma devono selezionare, non possono fare tutto il catalogo in mano, perché sono costi comunque molto, molto alti. Il problema dei costi è anche legato al problema delle professionalità. Ci sono professionalità a livello anche numerico o a livello anche di competenze sufficienti in Italia per produrre una mole sufficiente o più alta di audiolibri? E poi dobbiamo per forza, saremo sempre più legati ai grandi player con i subscription, o ci sono modelli alternativi possibili? Ripartirei, mi scuserà Sergio, di nuovo da Alessandro per rifare il giro da, come vedete, da sinistra a destra, da destra a sinistra. Nell'intervento di prima, Sandra ha evidenziato che l'80% del mercato è fatto da due piattaforme e sostanzialmente dal meccanismo degli abbonamenti. Allora, gli abbonamenti sono, dal mio punto di vista, il grande punto di forza che ha dato inizio allo sviluppo del mercato, ma anche un punto critico se restano solo abbonamenti. Perché per poter pubblicare titoli sulle piattaforme principali c'è un prerequisito fondamentale, di cui bisogna essere tutti molto consapevoli, è l'acquisizione dei diritti. Il punto nodale è che queste piattaforme adottano un modello di business, un modello di remunerazione della filiera, che non è per niente gradito alle agenzie letterarie e agli aventi diritto, soprattutto agli aventi diritto internazionali. Allora, qui bisogna uscire un po' dall'impasse, cioè è un mercato che ha delle potenzialità, è un prodotto che ha delle potenzialità, ma che oggi deve fare i conti con una difficoltà all'acquisizione di diritti. Avere difficoltà all'acquisizione di diritti vuol dire non avere la possibilità e margini di manovra per sviluppare quello che si ritiene più interessante. Quindi gli editori non hanno un 100% delle possibilità di scelta di cosa realizzare, hanno un sottoinsieme delle possibilità di scelta che è dato dalla possibilità di acquisire i diritti. E questo è un punto nodale per lo sviluppo del mercato. Quindi ben vengano piattaforme che spostano l'attenzione anche verso altre modalità. Perché, ritornando ad un parallelismo con il libro digitale, la situazione è molto diversa. L'ebook è un prodotto che si vende à la carte, che si vende con un download e che ha un prezzo di vendita. Poi esistono le subscription del mondo ebook. Ma fatto 100 il volume di business dei libri digitali è un sottoinsieme, magari significativo, per editori più o per editori meno, dipende dalle politiche di ciascun editore, però è un sottoinsieme. Il grosso lo fa un meccanismo tradizionale, che è il meccanismo del download con un prezzo di vendita agganciato al titolo. Le piattaforme audio stravolgono questa modalità e rendono più distante l'audiolibro rispetto alle logiche del libro. Mentre l'ebook
è un prodotto vicino alle logiche del libro fisico. L'audiolibro è un prodotto interessantissimo, ma gestito finora con una modalità lontana dalle logiche del libro fisico. Perché non esiste un prezzo di vendita, esiste un prezzo dell'abbonamento. Ma poi dentro il paniere ci sono centinaia di migliaia di titoli che non hanno un prezzo e quindi non hanno un elemento di discriminazione percettiva che il prezzo spesso fa del valore percepito di un'opera. Mancando la variabile prezzo e riducendo soltanto ad un prezzo di abbonamento, è chiaro che si nasconde in un certo senso il valore percepito all'interno di questo straordinario paniere. Allora, dal mio punto di vista, il mercato deve affiancare alle logiche dell'all you can eat, dell'all you can listen, cioè del tutto compreso, basta pagare l'abbonamento, deve affiancare altre modalità, una modalità alla carte o una modalità di prestito, come sta facendo egregiamente MLOL, ma bisogna differenziare le modalità di accesso al contenuto, perché se restano soltanto gli abbonamenti all you can eat e all you can listen, ci stiamo scontrando con l'acquisizione di diritti. E questa cosa, prima di essere scardinata, ci vorrà del tempo. Noi del narratore abbiamo sempre sostenuto il concetto che un contenuto audiolibro, tra parentesi, noi siamo distribuiti su Audible dal 2008, quindi prima che arrivassero con il modello All You Can Listen in Italia. E questo perché? Perché reputiamo sia fondamentale che i nostri contenuti, a marchio il narratore, poi siamo anche noi store, negozio, ilnarratore.com, dove ci sono 11.000 titoli, oltre ai nostri 500, le nostre produzioni, sia fondamentale che i titoli siano con tutti i modelli di business disponibili in tutte le piattaforme possibili. Subscription, download, à la carte e prestito, e infatti qui ribadisco il concetto che col prestito digitale, con Media Library, sono 10 anni, sia per con il paper click, per il download e con lo streaming. E, è vero, il problema sono i diritti, ma io direi che gli editori che hanno accettato poi di partire con la produzione degli audiolibri, proprio perché costosi, anche i grandi gruppi hanno dato le esclusive, ma non esistono solo le piattaforme di subscription, è vero, sono l'80%, ma quel 20% comunque fa la differenza. Quindi io credo che il mercato abbia ancora un grandissimo margine di espansione, credo che ci debba essere formazione, studio, comprensione di che cos'è l'audiolibro, come si produce. E non è vero che i piccoli editori non possono accedere a questo, perché io inviterei gli editori che sono veramente professionali a fare un lavoro attento sia sulla produzione cartacea, sia sul lavoro del catalogo, del catalogo anche degli anni precedenti, a valutare di definire un budget per iniziare una produzione. L'importante è che sia una produzione costante. È vero, l'audiolibro costa tanto, ma nel momento in cui uno produce un contenuto audio di qualità, voglio dire, noi siamo veramente una piccola casa editrice e sono felice molto di aver avuto la possibilità di resistere grazie alla qualità delle cose che abbiamo proposto sin dall'inizio. Quindi noi produciamo anche per altri piccoli editori, facciamo delle consulenze in modo da
capire quale può essere il catalogo, io dico l'importante è iniziare, cioè non posso credere che un editore competente anche nella gestione non riesca a definire un piccolo budget per fare 1, 2, 3 audiolibri all'anno, e mi riferisco ai 5.000 titoli dei piccoli editori toscani, nel senso che è una strada da percorrere, non è vero io non posso farlo, oppure andare alla rincorsa di risparmiare per fare l'audiolibro che viene fuori una schifezza e poi certo nessuno lo ascolta e nessuno ne fruisce, e allora è un gatto che si morde la coda, perché naturalmente in questi anni abbiamo visto di tutto, ovviamente, ma di cercare di fare appunto dei prodotti di qualità. E credo che il futuro non sia altro quello della maggior crescita. Sicuramente si risolveranno anche i problemi legati ai diritti, i diritti che mancano delle grandi opere, da, appunto, Stephen King, come abbiamo detto. Credo che piano piano si risolveranno, perché non credo che la situazione dell'esclusiva durerà per molto tempo. MLOL e il digitale, con questa proposta alle biblioteche, direi che chiude un cerchio proprio nel pubblico per arrivare veramente a tutti. Cioè, tante volte sono io che comunque promuovo sempre e dico: chiedete in biblioteca, la biblioteca è iscritta a Media Library. Ecco, quindi in più abbiamo il corso, la storia va avanti, e quindi arriva BookBeat, arriva Spotify. E poi nella stessa Audible, comunque è vero, c'è la subscription, ma vendono anche alla carte. Quindi naturalmente per gli abbonati c'è uno sconto del 30%, abbonati che non sono contenti perché dicono: io faccio l'abbonamento e dovrei ascoltare di tutto. E quindi ognuno ha il mercato, che è sempre più grande, perché viene riconosciuta l'utilità della fruizione di un audiolibro per leggere di più. Quindi io identifico sempre un lettore, può ascoltare, leggere in digitale, non sarà altro che l'aumento del nostro catalogo, rispettando i 20 anni di ritardo fisiologico. Quindi c'è poco da dire. Certo, dal mio punto di vista, i paesi in cui c'è stato anche un grosso incremento, perché ancora ci sono tantissime persone che non sanno che cosa sia l'audiolibro, oppure chi si oppone all'audiolibro. Io sono venuta in contatto con lettori che mi hanno detto: colpa tua, è diventata una droga. Infatti io l'ho sempre detto alle fiere, dicevo: no, attenzione, perché causa dipendenza. Quindi da questo cerchiamo di vedere quale sarà il futuro, che io comunque reputo roseo da tutti i punti di vista, proprio per i benefici, insomma, del mezzo e del prodotto. Beh, allora, diciamo, dal mio osservatorio sono d'accordissima con tutte le osservazioni fatte. Cioè, da una parte non c'è un modello di business ancora chiaro, e la questione del valore, diciamo, della quantità, non della scelta del singolo, è sicuramente, perché è chiaro che l'abbonamento premia la quantità, non, cioè è un po' il modello di intrattenimento televisivo più che culturale, e quindi non c'è un modello di business neanche nei piccoli editori, per quello che vedo io, pur facendo tanta attività di sollecitazione, per mille motivi, perché si spaventano, ma semplicemente perché siamo all'anno zero. Cioè, io 17 anni fa ho fatto un convegno con una serie di editori, Alessandro Loschi, eccetera, dove parlavamo degli ebook e ridicevamo praticamente le stesse cose che stiamo dicendo oggi, solo che parlavamo degli ebook, no? Quindi mi ricordo benissimo tutte le osservazioni e tutte le difficoltà allora. Io ho iniziato che si facevano a mano i libri, quindi proprio c'era la foto di composizione, cioè li facevamo su carta, quindi e allora parlavamo. Quindi la storia si ripete, ci vorrà tempo, ma mi sembra che la linea è tracciata, cioè ci vorrà tempo per costruire sensibilità e cultura all'interno del sistema aziendale editoriale, piccolo e medio.
perché ha ragione lui, i dati sono, si spaventano perché non sanno fino a che punto arrivano loro con le competenze, non sanno a chi affidarsi, non hanno idea neanche dei costi, alcune volte non sanno come fare a intervenire in un processo che non conoscono, perché comunque non è una cosa semplice da poter, e comunque un affidarsi in questo momento a un soggetto esterno, meglio se già un editore, perché almeno c'è un dialogo, diciamo, su alcuni temi di un linguaggio comune, ma è una strada secondo me tracciata che ha bisogno sicuramente di sensibilizzazione, quindi benvengano tutte attività di questo genere anche rivolte proprio ai tecnici del settore, perché sono loro, come dicevo prima, che vanno paradossalmente il pubblico un po' più avanti dal punto di vista del benissimo, tutto ciò che possa aiutare a far comprendere anche fino al livello del modello di business, e poi questa è la domanda che fanno anche a me gli editori, cioè come rientra il tutto, in che modo, come si fa, cioè domande molto tecniche e molto pratiche, giustamente, perché magari sono abituati alla distribuzione libraria e non sono abituati a... ma ce le facevano quando parlavamo degli ebook, le stesse tipo, e come fanno a non copiarlo, come fanno, cioè tutte queste domande molto... Terza questione, io poi diciamo sarebbero tante altre cose da dire, dico che non solo aiutano a leggere, ma aiutano a leggere meglio, perché questa è l'ultima cosa che vorrei dire, anche se non c'entra diciamo con uno spaccato del mercato, perché io quando insegno, quando vado anche a fare aggiornamento marketing editoriale o innovazione di progetti, dico sempre che per guardare al futuro di qualcosa bisogna guardare al passato, perché qualcosa che è molto radicato nel passato ancestrale dell'uomo non potrà mai finire, come il libro. Il libro è l'oggetto perfetto, dicevo, una volta costruito quello, infatti anche l'ebook cerca di copiare in tutti i modi, cioè gli va dietro finché non diventa più o meno identico, no? Il leader, eccetera. E beh, la parola scritta viene prima. Non solo, in tutte le tradizioni, antropologiche, cioè non solo nella tradizione greco-cristiana nella quale siamo tutti immersi, ma anche l'om, diciamo, della... cioè la parola detta crea il mondo, quindi la parola detta cambia, e questo è un dato ancestrale. Quindi l'uomo naturalmente che ascolta qualcosa di detto viene sollecitato. Perché questo, io dico sempre ai miei ragazzi, ma se c'è qualcosa che riguarda tutte le culture, a tutte le latitudini, è vero. Perché non, oggi poi non c'erano neanche i social, non si potevano neanche mettere d'accordo, diciamo, e copiarsi. Questa ha una forza, questa, la parola detta, che è antica come... è antica la tradizione del mondo, in tutte le tradizioni. Bisogna solo trovare lo spazio adeguato perché possa esprimersi, quindi ragionando poi in termini di costi, di business. L'ultima considerazione che faccio, 20 anni fa ho visto in alcune case editrici americane, che sono un modello di business completamente diverso dal nostro, quelle che loro chiamavano i phone box, cioè delle sorte di cabine, diciamo, delle cabine telefoniche dentro le aziende che avevano dei grandi open space, eccetera, che loro all'inizio avevano iniziato a utilizzare per telefonare, cioè, e poi hanno iniziato a utilizzare per registrare, cioè una cabina di 1 metro per 1 metro, cioè per esempio 20 anni fa una cosa del genere, ma dove loro stessi facevano la registrazione di alcuni, diciamo, libri, allora si chiamavano audiolibri o cose ancora più antesignane, senza neanche andare in studio di registrazione, cioè con un sistema quasi portatile di 1 metro per 2, proprio la cabina telefonica, no? Dove c'era il... che è interessantissimo da un punto di vista di modello, di, diciamo, di riduzione di costi, senza... Io sono andata perché lavoravo in una casa editrice musicale, quindi ci interessava capire come facevano a recuperare certi costi di registrazione, eccetera, delle voci, no? Senza dover andare in uno studio. Quindi è una strada tracciata perché è una strada antichissima e potentissima. Si tratta di mettercela tutte e anche noi stessi operatori di poter sollecitare e aiutare lo sviluppo. Io intanto faccio una precisazione, è chiaro che anche il piccolo e medio editore si può permettere
di iniziare anche con un solo audiolibro, no? Questo è evidente. Però come diceva Valentina, forse quello che manca è proprio il modello di business, cioè il piccolo editore ha davanti a sé una strada che sì, è tracciata, ma non vede la luce in fondo al tunnel e quindi difficilmente può intraprendere un percorso senza sapere dove andrà a finire o a capire. Quindi forse lo sforzo che tutta la filiera deve fare è quella di fare chiarezza su quelli che sono i passaggi, che anche poi il piccolo editore, una volta che ce l'ha chiari, può decidere se fare il percorso oppure non farlo rispetto al suo modello di business, no? Quindi la distribuzione, la realizzazione, i costi, tutto quello che in qualche modo un editore, un imprenditore banalmente si trova davanti. E secondo me i due temi sono fondamentali e andrebbero in qualche modo implementati, e poi ne aggiungo un terzo, visto l'esperienza che abbiamo portato avanti direttamente. Sicuramente il tema della divulgazione, quindi far conoscere al numero maggiore di persone editori possibili il mondo degli audiolibri. Il secondo tema è quello della formazione, perché spesso i piccoli editori non hanno le risorse umane, professionali, per autoprodursi un audiolibro, e quindi si devono affidare. E affidare vuol dire nuovamente aumentare i costi o non gestire direttamente, non lo so, questo magari voi avete l'esperienza, lo potete dire, però non gestire troppo direttamente poi lo strumento, quello che si va a realizzare, però già questo appunto, se uno lo conosce magari poi riesce anche a sapere dove va a prendere. E non lo so se un modello tipo quello che noi abbiamo un po' creato, quello della rete, tra piccoli editori può funzionare nel settore degli audiolibri, come funziona sicuramente nell'editoria cartacea, quindi la filiera che fa rete in qualche modo si dà, diciamo, unisce le forze e arriva comunque a produrre, a stare sul mercato con i propri numeri e con le proprie forze. Sul mercato Sandra ha fatto una verticale, quindi parlare di numeri di mercato sarebbe ridondante. Sicuramente l'arrivo di nuove piattaforme, ribadisco anche oggi l'avvio del servizio attraverso le biblioteche è un'opportunità di arrivare a un nuovo target di mercato. Invece, riprendendo il tema della professionalità, che è stato toccato da vari in diversi momenti, e alla parola affidarsi. Allora, la produzione per quanto riguarda i titoli di Mondadori avviene principalmente attraverso un lavoro interno di un team dedicato. Prima c'è stata una domanda dal pubblico sulla scelta della voce. Come avviene? Sì, c'è anche un lavoro, e Sandra giustamente diceva, sì, viene fatta anche con l'editore, a volte anche l'autore, che vuole dire la sua, se la voce che è stata scelta è giusta o meno rispetto al contenuto del libro. E poi ci si affida anche, soprattutto nella fase di produzione, a partner che hanno le competenze e gli strumenti per questo, per arrivare a una qualità alta del prodotto, che nel caso dell'audiolibro è sicuramente fondamentale. Sì, grazie. Allora, appunto, mi volevo riallacciare anch'io a questo discorso delle professionalità. Nicola chiedeva, ma ci sono abbastanza professionalità? Io rispondo, sì, ci sono, nel senso che in questi anni si sono formate tantissime professionalità. Nel nostro caso noi naturalmente produciamo i nostri audiolibri dal primo giorno, abbiamo imparato a farlo perché all'epoca, a parte Cristiana e altre pochissime realtà molto molto piccole, micro, nessuno sapeva fare gli audiolibri, dunque ci siamo scontrati con questo problema proprio di imparare a farlo, non solo noi, i tecnici, i registi, la redazione che deve studiare il testo prima che il testo vada in sala perché deve evidenziare tutto, le problematiche affinché il lettore possa avere una sorta di vademecum per poterlo leggere al meglio. E poi la post-produzione, quando parliamo, la post-produzione è un po' come il montaggio del cinema, cioè firma,
un progetto, un prodotto, e diciamo che è la cosa che fondamentalmente, oltre alla scelta della voce, differenzia i diversi produttori. Noi, come anche Cristiana, come anche tanti altri editori, produciamo anche per altri editori, per Mondadori, per Audible, per Feltrinelli, per altri, insomma, adesso non ricordo, comunque per tanti, per Lescher, per Michele, piccoli editori che non sanno come fare un audiolibro e chiedono un consiglio a noi. Ai piccoli editori io non consiglierei di mettere su un impianto di registrazione, perché nel senso che è talmente, quello sì che è costoso, no? Fare un audiolibro magari è molto meno costoso, in questo caso affidarsi a un produttore che appunto fa questo lavoro per gli altri. Il tema però che tu hai centrato è il tema sempre lì della distribuzione, perché diciamo che, non so se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, le grandi piattaforme tendono agli algoritmi che fanno sì che un audiolibro venga visualizzato, diciamo, nelle prime slides sulle piattaforme, che tu quando ti colleghi vedi tutta una serie di titoli. Beh, la maggior parte di quei titoli sono titoli che sono in esclusiva perché un editore ha dato l'esclusiva alla piattaforma, oppure sono le produzioni proprie di quella piattaforma. Dunque, per un editore molto piccolo, che tra l'altro non ha un titolo appetibile affinché possa concordare un'esclusiva, come fa a essere presente e a non perdersi nella ormai migliaia e migliaia e migliaia di titoli? Questo è un tema importante. Certo. Io penso che intanto il tema delle esclusive sarà il mercato stesso a eliminarlo, esatto, perché esatto, il mercato, nel senso che i grandi produttori, noi per primi non abbiamo, ecco, noi abbiamo su oltre 500 titoli, forse 7-8 titoli in esclusiva per varie ragioni, agenzie, autori, eccetera. Ma insomma, di fatto anche noi distribuiamo su tutte le piattaforme senza concedere esclusive a nessuno. Ma i grandi editori finalmente cominciano a capire che dare l'esclusiva in cambio di finanziamento alle proprie produzioni non è produttivo a lungo andare, perché l'audiolibro rimane su quella piattaforma lì, e in un momento di allargamento del mercato in cui arrivano altri attori non ha nessun senso. L'audiolibro è imprigionato per anni, e peraltro dopo i primi mesi non ha più visibilità e praticamente è morto. Dunque l'investimento, tutto sommato, non è detto che sia performante. Quindi il tema delle esclusive, ecco, che deve succedere? Sì, devono arrivare altri attori sul mercato, possibilmente distributori che non siano anche produttori e dunque non debbano spingere i propri prodotti, ma magari fare una selezione editoriale di quello che producono gli editori di audiolibri o gli editori di libri che fanno anche gli audiolibri. Questa è la prima cosa, e questo probabilmente succederà, non lo so, con Spotify, non lo so adesso come succederà, non sappiamo ancora nulla, dunque non ne parliamo. Però la cosa fondamentale, ecco lì dove voi potete fare un lavoro enorme, è di rete, è proprio con piattaforme come LOL, perché con le piattaforme come LOL, che sono legate attraverso i sistemi bibliotecari al territorio, voglio immaginare che i sistemi bibliotecari del territorio, oltre naturalmente a spingere determinati grandi bestseller classici, spingano anche le produzioni territoriali. Allora sì, sono d'accordo, bisogna che cominciate affidandovi a studi di registrazione professionali che diano un minimo di qualità, perché se un audiolibro è letto male, cioè è la morte di quell'audiolibro. Capita a tutti di fare audiolibri letti male, è capitato anche a noi, e purtroppo avevi pensato che quella voce fosse perfetta, invece poi ascolti tutto l'audiolibro e dici no, questa voce non va bene per questo audiolibro, ma lo hai scoperto dopo e non lo puoi rifare. E questo è un discorso che abbiamo fatto con tante associazioni regionali di editori. Diciamo che 2 anni fa io avrei detto agli editori, prima della pandemia, avrei detto ai piccoli editori no, non fate gli audiolibri, aspettate, non è arrivato il momento, il mercato non è pronto, il mercato è troppo piccolo. Adesso si sta espandendo, cioè più che il mercato si sta espandendo la consapevolezza delle persone all'audiolibro come alternativa e come complemento al fruire di un contenuto culturale. Dunque c'è tantissima gente che vuole contenuti da ascoltare.
C'è già un diciamo, un incubatore, un retailer che si chiama Street Libre, esatto. Cristiana collabora, che si occupa di prendere questi audiolibri di tantissimi piccoli editori e poi distribuirli su tutte le piattaforme. Certo, ripeto, lì è un problema il tema di visibilità, anche se sei su Audible, su Storytel, magari nessuno ti ascolta perché nessuno ti vede. Poi questo, come dire, è anche un po' il lavoro che deve fare l'editore di promozione di se stesso, no? Nel senso, io ho fatto l'audiolibro, poi se le persone lo ascoltano su Audible e Storytel, ok, altrimenti vanno in biblioteca o utilizzano altri canali. Però, ecco, quello che è importante forse adesso è cominciare, come diceva Cristiana, da pochi progetti selezionati che abbiano un senso editoriale per l'editore, che siano la propria storia, no? Su cui l'editore vuole investire. Certamente inizialmente sarà difficile recuperare integralmente l'investimento, però diciamo che se non si comincia si è esclusi da questa parte del mondo che secondo me fra un po' sarà ineludibile. Grazie mille Sergio. So che siamo un po' lunghi con i tempi, andremo avanti, è molto interessante, soprattutto gli spunti futuri, e credo che, insomma, mi piace pensare che sia questo evento, sia la nostra nuova piattaforma per la distribuzione degli audiolibri, possono dare un'accelerazione, un'accelerata alla crescita del settore, che è sicuramente un mercato, ma è un settore come abbiamo visto anche grazie agli esempi delle biblioteche, che ci hanno portato, che abbiamo parlato oggi, è un settore che aiuta la promozione della lettura in generale, che sia la lettura cartacea, digitale, ascoltata nelle sue varie forme, aiuta la fruizione dei contenuti prodotti dalle case editrici. Io ringrazio Alessandro Campi, Cristiano Giacometti, Valentina Lingria, Cristiano Pellegrini, Miriam Spinnato e Sergio Polimene per essere stati con noi. Grazie veramente. All'ultima sessione del nostro evento, vi ringrazio per la pazienza di averci seguito fino adesso e sono veramente orgoglioso di chiamare sul palco Beppe Cottafavi e D'Antonio Franchini, che non hanno bisogno di presentazioni, infatti la sbaglierò sicuramente. Antonio Franchini, direttore editoriale di Giunti, Beppe Cottafavi vuole semplicemente essere presentato come editor, ma comunque abbiamo di fronte due delle personalità più importanti, più significative del mondo editoriale italiano, due che hanno fatto buona parte, molti dei bei libri che abbiamo letto negli ultimi anni. Con loro vorrei che ci chiarissero o ci illuminassero invece su un aspetto appunto più, diciamo, contenutistico. Che cosa vuol dire produrre audio? Voi siete, diciamo, famosi, almeno sicuramente insomma, all'interno del settore, ma anche non solo, sia come autore, come editor, per aver creato libri fondamentalmente di carta. Che cosa vuol dire adesso pensare a creare dei progetti audio? In che cosa l'audiolibro può aiutare anche la creatività nel mondo editoriale? Se volete, forse ti sono un po' di più. Allora, faccio una premessa che non c'entra con gli audiolibri. Io credo di essere l'editoriale che ha preso più sul serio in Italia questa piattaforma, perché da quasi 6 anni ho inventato una casa editrice di ebook, non di carte, che è distribuita esclusivamente da Mlol. Si chiama Il Dondolo ed è una casa editrice di ebook del comune di Modena che io dirigo. Se oggi vedete la home page di questa casa editrice, c'è un libro del Dondolo che si chiama Carezza al mondo, scritto da Michele Smargiassi e dedicato all'amicizia poetica tra un grande fotografo che era Luigi Ghirri e un grande scrittore che era Gianni Celati, che sta davanti al Mussolini di Cazzullo, al Mussolini di Scurati e quindi di Franchini, e sta davanti a Tasmania di Giordano.
Questo per dire in che bolla virtuosa ci troviamo. Qui siamo veramente in un altro mondo assai diverso dal mercato editoriale. Ovviamente gli ebook del Dondo sono a download gratuito e non sono, sono open, quindi non sono vincolati da un numero di letture, quindi il dato rispetto ai due Mussolini e a Tasmania è ovviamente un dato, anche questo un po' fantastico e drogato. Detto questo, Antonio ed io, che più o meno apparteniamo alla stessa generazione editoriale, insomma abbiamo avuto anche la gioia di lavorare per tanti anni assieme alla Mondadori, abbiamo sentito tante volte dire dai manager con cui lavoravamo: quest'anno lanciamo gli audiolibri, più o meno dai tempi in cui governava la Mondadori Gian Arturo Ferrari, no? E c'era ogni 2 o 3 anni il manager simpatico che diceva: quest'anno lanciamo gli audiolibri. E, io credo di essere quest'anno il 27° anno che collaboro con Mondadori. Antonio c'è stato tanti anni anche lui. Noi non abbiamo mai visto funzionare gli audiolibri nella nostra carriera editoriale. E dall'efficienza delle piattaforme. Io non so perché gli audiolibri in Italia non avessero mai funzionato. Qualcuno diceva che questo funzionamento ha a che fare addirittura con le tradizioni teatrali di un paese. Il rapporto tra oralità e scrittura è un rapporto molto complicato, insomma. C'è un bellissimo libro di un gesuita, credo canadese, che si chiamava Walter Ong, che credo fosse un allievo di Marshall McLuhan, pubblicato dal Mulino, appunto, che si chiama Oralità e scrittura e studia le tecnologie della parola. Ecco, il fatto a cui noi assistiamo ora, grazie agli investimenti a cui alludeva Sandra nel primo pomeriggio, fatto dalle piattaforme, è un dato nuovo che io prendo come dato, insomma, è la prima volta nella nostra carriera di editoriali che i libri hanno 3 forme, una forma cartacea, che è quella a cui siamo abituati, una forma digitale, che è quella dell'ebook, su cui tanto abbiamo dibattuto credendo che l'ebook avrebbe sostituito il libro di carta. Abbiamo capito che niente mai sostituisce nulla, ma tutto, come esattamente nella storia dei media, insomma, la radio non ha ucciso il teatro, la televisione non ha ucciso il cinema, le piattaforme forse hanno ucciso non il cinema ma le sale, che è un altro problema ancora, ma tutto si somma. Ora ci sono gli audiolibri. Gli audiolibri sono un oggetto diverso rispetto al libro cartaceo, all'ebook, perché l'audiolibro si ascolta e non si legge. L'audiolibro ha un mediatore, una voce, l'avete detto, un narratore. Ecco, diceva che ogni testo ha un lector in fabula, l'audiolibro ha il narrator in fabula. Questo può essere un viatico ad un ascolto facilitato, ma anche un ostacolo. Io vi dico la verità, io non amo ascoltare gli audiolibri proprio perché mi infastidisce il narratore che dà una metrica e un ritmo alla lettura, e allora mi sembra di essere a teatro, quindi la cosa più noiosa del mondo. Però queste sono idiosincrasie. Certo, è un'opportunità straordinaria per allargare il mercato, non della lettura, ma dell'ascolto dei libri, che è un genere diverso, è un genere a sé. Io credo però che tutto, e qui chiudo, abbia molto a che fare con la vera rivoluzione digitale, che è stato il rapporto tra le piattaforme e l'editoria. Non c'è solo la rivoluzione degli audiolibri, io credo che
il successo degli audiolibri derivi da piattaforme che producono anche i podcast. Nessuno ne ha parlato, ma io credo che gli audiolibri, ci si abboni alle piattaforme per ascoltare i podcast, poi si trovino gli audiolibri. I podcast cosa sono? Nulla di nuovo sotto al sole, sono la forma contemporanea della radio. Io credo che abbiamo cominciato a capire, credo proprio in questi giorni, come funzioni anche TikTok. Io ho la sensazione che TikTok sia la neotelevisione. C'è un dato sconvolgente accaduto proprio dentro la Mondadori, perché un video di Aldo Cazzullo sul libro, appunto, su Mussolini e il capobanda, ha fatto quasi 2 milioni di visualizzazioni partendo da un account di TikTok della Mondadori che ha poco più di 10.000 follower. E, ragionando con quello che si occupa dei social alla Mondadori, che si chiama Jacopo Milesi, io sono il colpevole del fatto che la Mondadori abbia aperto l'account di TikTok. Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti analizzando i dati analitici di quel video di Cazzullo, che su TikTok sono arrivati i miei coetanei, i boomer, cioè i vecchi, per dirlo in maniera un pochino più inelegante. Allora, la percentuale delle persone che hanno guardato quel video, che va dai 45 anni in su, è superiore a quella dei ragazzi. E questo non è un dato intuitivo e non è quello che anche nel mondo dell'editoria si pensa di solito di TikTok, che presumo sia la neotelevisione. Quindi c'è tanta roba, il momento è veramente un momento molto interessante, perché, e vi dico l'ultima cosa, nel rapporto di impollinazione anche tra i social e le piattaforme è successa un'altra cosa che prima non esisteva nell'editoria, secondo me ha veramente cambiato la fisica del tempo del marketing. Se andate a vedere nelle ultime settimane della classifica qual è il primo libro nei tascabili, scoprite che è Follia di Patrick McGrath, che è un libro del 1990 alla 47esima edizione cartacea. Oggi, appunto, e questo deriva dal fatto che l'algoritmo di TikTok ha pescato qualcuno che si è messo a parlare di quel libro. E siccome le piattaforme sono non solo Mlol, ma quella innominabile, cioè Amazon, non è soltanto un distributore, una piattaforma commerciale, ma è anche una biblioteca, oggi tutti i libri sono contemporanei. Su TikTok c'è arrivato Berlusconi e quindi, che immagino qualche cosa di più di un boomer. È stato detto prima, la voce d'oralità viene prima del libro, viene prima di tutto. Il libro è un oggetto perfetto, ma voi tutti sapete benissimo che abbandonare l'oralità è stato per l'umanità un trauma, nel senso che i libri sono stati visti all'inizio come il modo più sicuro per indebolire il cervello, perché non si esercitava più l'arte della memoria, non si ricordava più, c'era un supporto, e quel supporto era visto come qualcosa di debilitante. Quindi l'oralità è naturale, è ancestrale, è centrale, è fondativa. La cultura nasce con l'oralità, la tradizione, il passaggio, è tutto orale. Quindi da un certo punto di vista, dall'om, che è la sillaba fondativa dell'universo della tradizione linguista, al principio era il verbo della tradizione giudaico-cristiana, alla sapienza greca, appunto, pensate
a Socrate e appunto al fatto che appunto Socrate non volesse scrivere. Quindi l'oralità appartiene alla nostra radice più profonda. E ricordo anche io benissimo, ovviamente, i diversi tentativi che sono stati fatti nei decenni per introdurre l'ebook, l'audiolibro. Una delle motivazioni che si dava è che gli audiolibri erano diffusi in tradizioni che avevano un commuting molto pesante, per cui in America i lavoratori facevano lunghi percorsi per andare al lavoro e sentivano gli audiolibri, in Germania li sentivano in automobile. In Italia il commuting era troppo breve. Però detto questo, di esperimenti di audiobook sono stati fatti primordiali negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, appunto dalle favole da ascoltare. Io per esempio ricordo una collana di Oscar che venivano letti, venduti con cassette, con letture in lingua originale, per cui c'erano di solito, appunto, erano libri brevi, venivi a chi li mangiaro, e parte dello scrivano, e alcuni racconti di Maupassant, letti in lingua originale, ed erano, devo dire, meravigliosi. La lettura degli autori è importantissima. Voi sapete che in Germania la gente c'è una grande tradizione per andare a sentire gli scrittori che leggono, cioè non presentano il libro, non dicono niente, non fanno nulla, leggono quello che hanno scritto. Perché la lettura di uno scrittore, attraverso la lettura di uno scrittore tu capisci meglio lo scrittore, ma lo capisci veramente in maniera profonda, perché senti il respiro, il taglio, la cadenza. Anche se non è una lettura scenica, anche se non è una lettura attoriale, anche se non è una lettura, come diceva Beppe, teatrale, è ovvio che la lettura teatrale può anche dar fastidio, nel senso che anche lì voi sapete benissimo che c'è l'abitudine di presentare testi letterari letti da attori, e molto spesso la lettura attoriale è fastidiosissima, perché è inutilmente retorica, perché ha delle sottolineature per l'appunto teatrali che non sono le sottolineature che ha inteso dare l'autore. Mentre invece, se tu senti l'autore, tu entri profondamente nell'opera di un autore. Ora, ovviamente, pochi sono gli audiolibri letti dagli autori, e normalmente questo avviene nel momento in cui l'autore ha una sua evidenza o notorietà spettacolare. Io per esempio ricordo, questa è però storia molto più recente, le storie del Bosco lette da Mauro Corona, con la voce di Mauro Corona, che è una voce riconoscibile, quindi immediatamente tu entri in quel mondo in una maniera diversa. Come Beppe, anche io sono un lettore, noi sappiamo tante cose di libri che non usciranno mai e che non sono mai usciti. Recentemente, appunto, ho letto
un romanzo sbagliato che non pubblicherò, però aveva un tema affascinante che era la voce di Kafka, cioè un personaggio ossessionato dalla voce di Kafka, perché non ci sono testimonianze di nessun genere sulla voce di Kafka. E effettivamente non c'è libro non riuscito che non abbia in sé qualche cosa di affascinante. Io mi sono posto il problema, già, ma la voce di Kafka, ma pensate che cosa sarebbe? Io capisco l'ossessione di uno che scriva sulla voce di Kafka. Pensate che cosa significa, può significare ascoltare oggi la Metamorfosi letta da Kafka. È una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa. Basta questo, basterebbe questo per, giustificare per sempre la nobiltà degli audiolibri e il fascino degli audiolibri. E poi voglio concludere con un altro episodio che mi è capitato recentemente, perché le cose più profonde alla fine sono le cose più casuali, più strane, più quelle che sembrano più peregrine. E da qualche giorno, da qualche mese, questo è abbastanza casuale, ma torna, che con un amico ci interroghiamo su quale sarà la lingua il più possibile morta e inutile alla quale ci dedicheremo nei prossimi anni della nostra vita. Allora lui diceva, ma il sanscrito è troppo ovvio. Cioè io pensavo, diceva questo mio amico, di mettermi a studiare l'accadi. Anche se in effetti il cuneiforme non mi piace, no? Non ho molta simpatia per il cuneiforme, però ho scoperto che l'accadico è stato traslitterato e quindi si può leggere. Facciamo come si può leggere? In che senso? Nel senso che noi, come sapete, abbiamo già difficoltà a sapere come fosse effettivamente pronunciato il latino e il greco. Latino, per esempio, ci sono dei margini di incertezza. E allora lui mi fa sentire un audio che vi trovate su YouTube in cui c'è il Gilgamesh letto in accadico. Ora, io non so quanto sia attendibile, ma fosse anche attendibile al 10%, io vi consiglio di andarlo a sentire. Perché questo mio amico diceva, ma tu pensa, il Gilgamesh è stato composto 19 secoli prima di Cristo, 19 secoli, è probabilmente il testo più antico della storia dell'umanità. Ecco, andatelo a sentire, io adesso, vabbè, io sono un po' ossessivo, però sono giorni e giorni che io ogni tanto, quando sono così, ce l'ho su YouTube, andatelo a sentire anche voi. A un certo punto si capisce perché dice Gilgamesh, Gilgamesh, prima dice Enkidu, nomina Enkidu, però, come vi diceva questo mio amico, ma tu immagini che cosa deve essere la potenza di un suono che non si sente da millenni, che l'umanità non pronuncia da millenni. La potenza di quel suono di per sé stessa è una potenza ancestrale. Ecco, io se devo parlare appunto dell'audiolibro alla fine di questa giornata, dovendone fare così una parentesi lirica, mi verrebbe da dire queste cose qua. Grazie. Per chiudere vi do un consiglio anch'io, meno archetipico e meno epico di quello di Antonio, però c'è un gruppo di scrittori emiliani straordinari nel leggere
i propri testi e i propri libri, che sono Paolo Nori, Ugo Cornia ed Ermanno Cavazzoni. Sono tre, forse, sono i tuoi, qualcuno dei tuoi libri è diventato audiolibro? Grazie a Dio, no. Allora, con questo direi che concludiamo la sessione. No, ma lo dico perché la nobiltà dei testi che ho evocato impedisce qualunque. Come sapete, Antonio Franchini è il più bravo scrittore italiano. Grazie, grazie mille a Paolo Cappagni, a Antonio Franchini. Sarebbero mille domande che mi sono venute in mente, ma vi risparmio visto che l'ora è tarda. Ringrazio tutti per essere rimasti con noi fino ad ora, per aver seguito. La registrazione sarà poi disponibile sulla nostra pagina YouTube dell'evento, sulla pagina YouTube di Mlol, la registrazione dell'evento sarà disponibile lì. Manderemo le slide agli iscritti e in chiusura vi ricordo che il ciclo continua a febbraio, 16 febbraio a Roma e 8 maggio a Bologna. Grazie mille, grazie.